Signori, buongiorno a tutti, sono felicissimo di essere qui. Volevo ringraziare evidentemente Mirko e Alessio per il loro invito. Mi hanno trascinato via da Dubai, c'erano 61 gradi, quindi magari anche un bene. Allora, io spero di non annoiarvi e di darvi qualcosa di pratico. Sono un attimo in difficoltà perché ho un microfono in mano, in una mano, e nell'altro ho questa cosa qua. Dovrebbe essere il clicker, se Alessio non si è sbagliato. Quindi, sì, ok. Quindi, sì, no, più o meno lo so usare. Non ho capito la terza luce, ma lo scoprirò. No, è il laser, sto scherzando. Ok, allora, signori, io adesso mi presenterò brevemente, ma insomma... la presentazione di oggi vi darà delle informazioni pratiche, parleremo di online marketing e di digital marketing, che diciamo che è la stessa cosa, e più che altro cercherà di farvi vedere, di farvi capire come l'ambiente dell'online, l'ambiente digital non c'entra solo con gli influencer, con gli youtuber, con gente che vende roba intangibile, ok? Quindi io so che voi siete tutti imprenditori che hanno a che fare con prodotti fisici, con business che di solito non sono identificati come qualcosa di intangibile o che c'entra con il digital. Quindi molti di voi si chiedono che cazzo me ne frega dell'online marketing, perché c'è questa credenza che l'online marketing si applichi solo a chi vende corsi o a chi fa lo youtuber, a chi fa l'influencer e queste robe qua. Quindi se sono bravo oggi vi faccio capire che può essere utile anche a voi, poi dopo la presentazione ne parliamo meglio, ci può essere un momento di Q&A, potete farmi le domande, potete massacrarmi di domande scomode più o meno eccetera eccetera. Quindi il topic di oggi è come acquisire e convertire clienti su prodotti fisici attraverso strutture di marketing digitale. Questo è un po' l'inizio. Allora, io ho cliccato e già non sta andando, ti dico. Ecco, allora vabbè, questo sono io, sono uno dei consulenti di online marketing più pagato al mondo. Ho contribuito a creare, ho fatto consulenza e ho fatto la startup, il build up e tante altre fasi di svariati business, svariate aziende multimilionarie e di servizi e di prodotti fisici. Alcune sono note, poi potete andare a cercare, eccetera. Altre invece sono dietro le quinte, non tutti i clienti vogliono far sapere che lavorano con me, mi chiedo veramente il perché delle volte, però comunque è così. Ho centinaia di studenti nelle merce fisiche, insomma prodotti fisici, non solo digitali, e sono diventato milionario a 25 anni, vabbè, comunque non ce ne frega assolutamente niente. Ora, non lo so, ora veniamo alle cose importanti. Allora, mi è stato detto che se io vengo ad Osa e non dico il termine call to action ogni due minuti, Mirko si incazza. Me l'hanno proprio detto, di call to action, non parlare del nulla, se non dici call to action, Mirko non gli piace. Quindi veniamo alle cose importanti, se il clicker funziona. Adesso arriva anche un altro, adesso le call to action, quindi adesso vi dirò quali sono le call to action, gli obiettivi che vogliamo raggiungere con questa presentazione, e sono cose tutte pratiche. Ho spezzettato la presentazione in macro topic, quindi la presentazione nel suo insieme non ha molto senso, perché sennò vi annoiavo. Ho preso i topic più aneddotici, più salienti, più pratici, che voi potete implementare nel vostro business, nella vostra azienda. Alcuni si applicheranno al vostro caso specifico, altri no, perché sennò dovevamo fare una presentazione di 16 giorni, quindi se avete una macelleria alcune cose vi sono utili, se vendete fertilizzanti vi saranno utili altre cose che dirò in questa presentazione, però in buona sostanza almeno una delle cose che dirò sarà immediatamente implementabile, se Dio vuole. Quindi questo è il modo in cui ho fatto la presentazione. Ci siamo? Ok, no, non mi spoilerare però le... Scusa, perché qui sto cercando di sistemare adesso hai fatto vedere la prima slide. Quindi la prima fase è togliere e rimuovere dal vostro cervello nel primo minuto, se è possibile, che i prodotti fisici, le aziende della vecchia economia o le aziende reali non abbiano niente a che fare con l'online marketing o con i video su YouTube o con le email o con i funnel o con tutte queste parolacce. Quella è anche più lungo. Ok, perfetto. Abbiano a che fare con queste cose qua, perché invece ce l'hanno. Quindi andiamo a vedere un attimo le call to action. Sto tornando indietro. Le call to action. Allora, la call to action numero uno è che l'online marketing non ha niente a che fare con il digital, le startup, l'innovazione tecnologica, gli imprenditori nomadi digitali diciottenni. Cioè, dovete per favore rimuovere questo mito dalle vostre teste. Quindi
l'online marketing, poi lo vedremo, è semplicemente il marketing che fa uso anche di strumenti digitali. Il marketing è trovare un mercato di riferimento e vendere dei prodotti e servizi in modo organizzato. Non ha niente a che fare con la Silicon Valley, niente. L'online marketing non ha a che fare con Instagram, io non lo so usare, non ce l'ho, non ho più il login del mio Instagram, ce l'ha il mio ufficio, quello che è, YouTube, Facebook, non ha niente a che fare. Ci sono tantissime persone che trovano clienti online, noi abbiamo studenti che vendono, ne cito alcuni, Zafferano, cioè, cosa c'entra con l'online? Niente, proprio perché si trovano dei clienti online che vogliono dello Zafferano, ok? Oppure dei materassi. Abbiamo le pizzerie, si trovano dei clienti in modo organizzato e questi clienti possono essere convertiti in un mix di online, online e offline, oppure solo offline. Si può anche reclutare persone online, trovare clienti in target, portarli offline e poi offrire un servizio online oppure fare il contrario. Vedremo che uno dei segreti è l'integrazione. Ci sono moltissime realtà percepite come solo digitali, come la mia, che sono anche fisiche ma non si vede. Ok, quindi non ha niente a che fare, chi ve lo vuole far credere non credeteci, non è la Silicon Valley, nomadi, sono tutti a Bali con il laptop, c'entra niente con l'online marketing, ok? No, ve lo dico perché io non sono mai stato a Bali, perché tutti gli start-upper sono a Bali con il laptop, non ho capito, però non c'entra. Il segreto è nell'integrazione tra online marketing e marketing fisico, quindi quello che noi facciamo, noi siamo nel business di fare soldi, ok? Noi monetizziamo il mercato in modo organizzato vendendo dei prodotti e dei servizi. Il mercato è la cosa più importante, come sapete, l'organizzazione viene per secondo, il terzo sono i prodotti e i servizi. Perché? Perché i prodotti e i servizi cambiano, il prodotto e il servizio può morire, il prodotto che va oggi potrebbe non andare domani, potrebbe subentrare la competizione, lo dobbiamo cambiare. Quello che è importante è il mercato di riferimento di gente affamata che vogliono prodotti e servizi che si rifanno a una certa nicchia. E noi dobbiamo costantemente trovare la tara in modo costante, e costantemente la perdiamo e poi la ritroviamo, di vendere questi prodotti e questi servizi al mercato. Per farlo è utile integrare vari strumenti, quindi chi si affida solo al passaparola è un problema, perché il passaparola non è controllabile, non è scalabile. Chi si affida solo ai Facebook Ads, il problema è che se gli bannano i Facebook Ads è veramente nei problemi. Poi parleremo anche di Facebook. Quindi il segreto sta nell'integrare. Se vogliamo prenderci varie fasce di clienti, in America per esempio, il potere discrezionale anche in Italia non è sicuramente in mano a persone che passano la loro vita su Facebook. Ok? Se vogliamo parlare ai milionari americani di 60-65 anni, ebbene, potrebbero essere poco propensi a un ambiente solo digitale. Dobbiamo quantomeno andare a trovarli e farci trovare in modo, per esempio, cartaceo. Possiamo poi parlarne dopo, però il tema è che bisogna integrare una componente online con quella offline. OSA fa la stessa cosa, siamo adesso in un ambiente offline dove ci guardiamo in faccia. Qualcuno di voi è stato reclutato, è stato preso, la vostra attenzione è stata catturata online in un webinar, in un gruppo Facebook, le persone che vengono agli eventi sono poi motivati a rivenirci con magari un'email, un incontro digitale. L'integrazione è veramente importante. Call to action 3. La pubblicità online, per chi lavora nella vecchia economia, è un vantaggio competitivo esagerato, pazzesco, ok? Un ecosistema di online marketing organizzato che profili, educhi e converta i clienti potenziali in clienti paganti è il top. Allora, bisogna fare un distinguo, lo faccio subito, poi magari l'ho fatto anche in altre slide, ora non mi ricordo. La pubblicità e il marketing non è la stessa cosa. Per comodità didattica, senza rifarci a definizioni universitarie che per noi sono poco pratiche, la pubblicità è il modo in cui noi facciamo sapere ai clienti potenziali che esistiamo, il marketing è come li convertiamo in clienti. Quindi tu sai che Big Look esiste perché ti appare con una sponsorizzata, nel mio caso. Il marketing è tutto quello che succede quando voi cliccate sulla sponsorizzata. Questo è anche uno dei motivi per cui essere visibili non basta, bisogna capire come monetizzare la propria visibilità. Anche nell'ambiente digital ci sono un sacco di persone che hanno tanti iscritti al canale di YouTube, ma poi non sanno come monetizzare questi occhi, questa attenzione, queste persone che dicono: ah, interessante, se non sai come monetizzare questa attenzione a livello imprenditoriale, diventi un influencer.
Io mi chiedo, ma tu quanti iscritti hai a Instagram? Ma chiedimi quanti milioni ho in banca, non quanti iscritti ho a Instagram, ma chi se ne frega, voglio dire. Cioè, non c'è una correlazione. Peraltro c'è una correlazione inversa, perché il contenuto monetizzabile non va virale, ma lasciamo perdere. Allora, per il vantaggio competitivo, questo paradigma che è stato superato da moltissimi imprenditori del... ma io ho un concessionario, vendiamo cose professionali, insomma, online, non sarà deprofessionalizzante farci vedere con le foto e con i video? Assolutamente no. Chi ha superato questa cosa, anche con professioni decisamente serie, come per esempio gli avvocati, che si sono espansi, hanno prodotto dei contenuti, per esempio, per portare persone verso i loro servizi di consulenza, i loro prodotti fisici, parlo di materassi, concessionari, cose squisitamente della vecchia economia, cioè cose non digitali, hanno un vantaggio competitivo che è abnorme, perché gli altri non lo fanno. Quindi mentre gli altri hanno la bottega, aspetta che qualcuno ci vada, ma anche un ristorante, il solo fatto di fare, la sto banalizzando, una sponsorizzata su Facebook, e quindi dire, guarda, quando vieni a Lecce puoi venire in questo ristorante, io appena arrivo a Lecce la prima cosa che mi viene in mente è il tuo ristorante, è un vantaggio enorme. Perché puoi a livello di budget decidere quante persone ci verranno, puoi riempire il tuo ristorante con giorni di anticipo, puoi avere una lista su cui sparare delle promozioni, puoi tenerti in contatto con le persone che sono venute nel tuo ristorante e non speriamo che ci tornino, ma organizziamo una macchina che continui a pompare fuori promozioni. Non è uguale a non averla, ok? Quindi bisogna stare attenti. Quindi un ecosistema di online marketing organizzato che profili, questo è importante, la parola profilazione, educhi e converte i clienti potenziali in clienti paganti è il top. La profilazione è molto importante, lo vedremo, perché gli strumenti online, specie per chi ha venditori fisici, venditori che vendono i vostri prodotti e servizi, io li ho, voi li avete, ok, al telefono di persona, ok, magari entrambi, ok, perfetto. Allora, voi sapete perfettamente che uno degli sprechi di soldi maggiori è che quando i venditori parlano con persone che non c'entrano, quindi tempo sprecato per gli appuntamenti, l'appuntamento non può andare bene, la presentazione, quello che fate, la persona non compra per il semplice motivo che il venditore ha sfondato la porta, è entrato, ha fatto la presentazione, la gente a cui non gliene frega niente, ok? I venditori devono fare solo una cosa, che vendere, ok? Il venditore trova la sua espressione nel tempo che passa faccia a faccia con un cliente profilato con cui fare una trattativa. Tutto il resto non è lavorare. Ok? Quindi online noi andiamo a trovare dei clienti potenziali in target per poi passarli ai venditori. I venditori non fanno le chiamate a freddo o non parlano con gente non in target e perdono il loro tempo, ma parlano solo con persone che sono profilate, che hanno capito chi siamo, per chi siamo, per chi non siamo, cosa facciamo, perché gliel'abbiamo spiegato con un meccanismo di marketing. E quindi andiamo a risparmiare tempo e soldi, questa è una cosa molto molto importante per tutti, ok? Inutile che vieni dal mio concessionario se non hai il budget, ti spiego già che siamo solo per persone di alto profilo, così le persone non vengono a curiosare, il venditore è lì che parla con una persona non in target, quando invece c'è il multimilionario che vorrebbe la macchina, ma c'è solo un venditore, non si può dividere, ok? Questo è molto importante. Poi, le piattaforme di advertisement o advertisement, dipende come lo volete pronunciare, di online, online sono ottimizzate per prodotti fisici, non per quelle digitali. Sento un fischio. Ok. Non per quelle digitali. La credenza è che appunto piattaforme come Facebook, piattaforme come Google AdWords, tutti i vari social media, promuovano merce, prodotti, servizi digitali. La cosa non potrebbe essere più lontana dalla realtà. Il mio modello di business, per esempio, dove vendiamo informazioni, quindi abbiamo un ecosistema, un'organizzazione di marketing piuttosto complessa, dove ci sono diversi asset informativi, diversi video. Non si può riprendere in via continuativa. Ok, grazie. Ok, allora, i servizi digitali, quindi noi abbiamo un ecosistema complicato, ok? Abbiamo diversi asset promossi in diverse piattaforme, su diverse fasce di persone con diverse profilazioni. Facebook, per esempio, non capisce il nostro modello di business, infatti è assolutamente severamente vietato per chiunque di voi parlare e affidarsi ai consulenti di Facebook, a meno che non abbiate merce fisica da vendere, questo potrebbe andare bene, ma per chi vende per esempio cose digitali, io ho tantissimi studenti, stavano andando benissimo,
stavano facendo 150, 200, 300, 500 mila euro al mese con il modello anche di pubblicità studiato con Facebook, eccetera. Stavano marginando, i venditori vendevano, avevano i loro tassi di conversione, stavano facendo un culo così, non è automatico, però stavano andando molto bene. Parlano con il consulente di Facebook, che è come parlare con un consulente della banca, ti deve vendere i prodotti che fanno fare soldi a Facebook, cioè ti deve spianare il budget, poi che tu abbia clienti o no, che tu abbia il negozio pieno, il consulente di Facebook non gli frega niente. E gli è andato completamente giù, è scesa l'EBITDA, e se scende l'EBITDA è un problema, perché il consulente di Facebook non capiva, diceva: ma tu perché hai tutte queste pagine digitali, un pixel, cose complesse? Adesso non voglio scendere nel tecnico perché non ci interessa, però il consulente di Facebook era in difficoltà, diceva: ma tu fai il webinar con il pixel, poi i lead, fai la lista segmentata separata, digitale. Non capivano. Loro sono molto più in grado di tracciare le vendite di un negozio fisico. Adesso hanno degli strumenti che possono tracciare le persone che arrivano da Facebook quanto spendono in un negozio fisico con il POS. E a loro piace di più perché è molto più pulito. C'è un annuncio, l'annuncio rimanda a una pagina del vostro negozio, adesso la sto banalizzando, della vostra azienda, e si va a un appuntamento fisico, si va fisicamente e si compra. Una cosa molto più pulita piuttosto che 20-25 rimbalzi digitali tra una piattaforma e l'altra, tra un e-commerce e l'altro per il tracciamento. Tracciare le vendite digitali è molto più complesso, per esempio, no? Dice digitalmente è più facile tracciare, non è vero, nessuno riesce a tracciare niente. Quindi la call to action 4 è fondamentale, le piattaforme di pubblicità online sono ottimizzate per prodotti fisici. Ancora oggi le più grosse schifezze su Facebook, eccetera, passano per vendere prodotti fisici, quelli che ancora riescono a fare delle tronfe gigantesche, sono tutti prodotti fisici, perché a Facebook fondamentalmente piace, ok? E mi fermo qui con le allusioni perché... Vabbè, allora perché dovrebbe interessarvi? Allora, l'obiettivo 1... a mio parere voi volete un sistema organizzato che vi permetta di acquisire nuovi clienti ogni giorno senza necessariamente bussargli fisicamente alla porta, e questo è fondamentale, nel senso che come trovate i clienti? Cioè, o avete un sistema di pubblicità che in modo intelligente mette i vostri contenuti, la vostra pubblicità, la foto della vostra pizza, dei vostri fertilizzanti, della vostra carne, della vostra attività, dei vostri materassi di fronte a uno che li sta cercando, oppure gioco forza dovete andare voi a trovarli a caso, no, non ci sono altri modi, cioè o una persona trova voi oppure voi trovate questa persona qui, e se non sapete dov'è bisogna andare a tirare giù le porte, e va benissimo, niente di male, però è poco prevedibile, poco scalabile, perché puoi bussare a 100 porte, qualcuno ti risponde sì, oppure magari sono 100 vaffanculo, è piuttosto difficile fare un provvisionale, un chiamiamolo un business plan, in questo modo qui, e noi abbiamo, sarà un altro punto, bisogna a un certo punto anche di capire su che stabilità siamo e avere un flusso piuttosto costante. Quindi un sistema organizzato vuol dire che io in media so che arrivano X clienti potenziali, io so che 150 clienti potenziali ogni giorno guardano un nostro video, non è forse. 150 clienti potenziali in target, perché decido gli interessi, guardano il mio video, è tantissima roba. Di questi qualcuno sarà non in target e mi insulterà sotto le sponsorizzate, perfetto, capita, benissimo. La stragrande maggior parte farà click, dirà: fa vedere questo qui Big Look, ma chi che è? Vabbè, la clicchiamo, però è interessante, e comincia il ragionamento, e noi abbiamo i funnel di conversione eccetera, so che in media se convertiamo il 3% ogni giorno io guadagno x migliaia o x decine di mila euro, ok? E quindi questa è una cosa più o meno certa, non ho l'assicurazione dell'altissimo signore, però dopo un po' ci sono dei tassi di conversione piuttosto certi, quantomeno ho una prevedibilità, okay? Che è una cosa importantissima. Andrete a letto molto più tranquilli se sapete che l'indomani la vostra attività è vista da 100 clienti potenziali. Pagate gli strumenti di pubblicità, Facebook, eccetera, e non speriamo che il passaparola stia funzionando. Peraltro io non sono contro il passaparola va benissimo, semplicemente per l'integrazione. Azioni cali delle vendite, per forza. Questo lo vedremo poi nel traffico organico e traffico a pagamento. Cioè voi capite che se non avete controllo di dire io domani non voglio più essere di fronte a 100 clienti potenziali, ma a 1000 clienti potenziali, se voi non lo potete decidere è un problema, perché vi rifate alla fortuna e
Non so voi, ma io vado sempre a letto con l'ansia quando dico speriamo. Io se c'è una frase che mi fa venire l'ansia, è speriamo. No, speriamo non mi piace. Quando qualcuno mi dice, no, ma spero che... Non è speriamo, io ho l'ansia. Cioè, cerchiamo di pianificare. Speriamo che vada bene. Va bene, quindi siccome già abbiamo tanti problemi, noi imprenditori dobbiamo inventarci le cose, okay? C'è il team, ci sono i competitor, c'è quello che venditore infedele che se ne va, vi ruba la proprietà intellettuale, tutta una serie di cose poco carine, i competitor che fanno cose poco etiche, ci denunciano, tentano di rubarci le cose. E quantomeno vogliamo avere una stabilità in termini di... Da domani mattina, dalle 9 alle 6, io so che 100 clienti potenziali vedono la mia pubblicità e che ho un sistema organizzato per far suonare il telefono ai venditori. Facciamola semplice. Poi loro entrano in trattativa con uno che sa già di che cosa si tratta. È molto meglio. Dice, quello c'è. Poi dopodiché ci occupiamo del resto. Ok, mi seguite fino a qui? Siete d'accordo? Vi piace questa cosa? Ok, questa cosa qui non è una magia, cioè c'è dietro del lavoro, bisogna continuamente poi ritrovare la tara, a volte le cose, per esempio una pubblicità che può piacere quest'anno, l'anno prossimo è stanca, le persone l'hanno vista, va cambiata, dobbiamo continuare a cambiare, ok, non c'è il passive income ragazzi dalla piscina, cioè penso che lo sappiate, ok, perfetto, nessuno fa dei milioni stando in piscina, non sono vere quelle cose, no, per un mese sì. Poi la cosa va cambiata, ma dobbiamo costantemente aspirare ad avere un sistema organizzato di profilazione dei clienti. Poi volete margini più alti e un tasso di riacquisto più elevato. E per far più soldi, ripeto, magie poche. Allora, se ci sono 100 clienti e prendiamo 1000 euro a testa, e fa 100.000. Se vogliamo fare 1 milione, dobbiamo prendere 10.000 a testa. Oppure vendiamo a 5.000 ma ci servono il doppio dei clienti, oppure una combinazione di queste cose qua, appunto. Non si può fare in altri modi. Uno dei modi immediati per fare più soldi è un tasso di riacquisto più elevato, cioè prendere più soldi alle stesse persone. Ok? Quindi come facciamo a sapere a quante persone si arriva all'esempio di prima? Dobbiamo capire quanti potenzialmente guardano la nostra pubblicità dopo dei mesi di test o delle settimane, se siamo bravi. Capiamo che su 100 persone al giorno che vedono un nostro annuncio ci squilla il telefono X volte e vendiamo X prodotti. A quel punto abbiamo un tasso di conversione e siamo in traiettoria d'arrivo per soddisfare le nostre esigenze economiche, i nostri KPI. Tasso di riacquisto più elevato vuol dire che è molto più facile, siccome acquisire un cliente è la cosa più costosa perché c'è dietro quel lavoro, non ha senso vendere una sola volta questo cliente, dobbiamo vendergli, continuare a rivendergli, a rivendergli, a rivendergli, a rivendergli, a rivendergli, come lo facciamo col marketing. Non speriamo che torni, no, perché siccome io ho speso, noi spendiamo per esempio 3.000 euro al giorno di pubblicità, ok? Sui vari canali social, 2 o 3.000. Ragazzi, 1 milione all'anno, quando voi spendete 1 milione, per me 1 milione è tanto, magari per voi sono nocciolini, ma comunque è 1 milione, io poi devo continuare a vendere i miei prodotti, i miei servizi. Non speriamo che questo qui riacquisti un altro corso, non si può fare, bisogna tenersi in comunicazione. Bisogna continuare a sedurre queste persone con offerte che a loro interessano, a qualche offerta interesserà di più, qualche offerta interesserà di meno, va bene, ma dobbiamo continuare, no, senza, come se non ci fosse un domani, ad elevare il tasso di riacquisto, quindi questo alza i margini, perché se non spendiamo più per acquisire questo cliente compra due o tre volte, abbiamo aumentato il nostro EBITDA, ok, che è importante. L'obiettivo 4, volete espandere le vostre quote di mercato. Per espandere le vostre quote di mercato, per prendervi un mercato che adesso non avete, gioco a forza dovete fare qualcosa che non state facendo. Più o meno la regola è che più visibilità avete e più sapete monetizzare questa visibilità e più potete avanzare. Molto difficile avanzare in modo aggressivo con il passaparola, senza un sistema dove voi ci mettete dentro i soldi, dite, vai uccidi, ok, pubblicità, compare, visibilità, la mia faccia o il mio prodotto dappertutto. Questo permette di conquistare nuove quote di mercato, permette anche di conquistare nuove quote di mercato, fare upsell, cross sell, continuare a trattenere i clienti verso di noi, non farli andare a curiosare dalla concorrenza, perché questo è un altro punto saliente del fatto che voi volete essere sempre in comunicazione con i vostri clienti potenziali in modo organizzato, perché se no, la volta che loro hanno fame e voi non gli avete detto che stasera fate la pizza, vanno a mangiarla da un vostro competitor. Il problema è se il vostro competitor ha un sistema organizzato di retention migliore del vostro, perché al che comincia a dire, ma però anche questi non sono male,
e voi avete fatto il casino per acquisirlo, adesso li state regalando alla concorrenza. Ora, questo non si può evitare a un certo punto, voglio dire, se una persona mangia non verrà sempre solo nella vostra pizzeria. Adesso continuo a fare questo esempio perché è un esempio vicino a noi, lo capiamo, però vogliamo che la maggior parte delle volte venga da noi. E quindi vogliamo espandere costantemente le nostre quote di mercato, mantenerle quantomeno stabili, non vogliamo, perché la competizione arriva. Dopo un po' chi è più visibile, chi è più bravo, ci porta via quello che pensavamo fosse nostro. Le quote di mercato sono di chi se le prende, in qualunque ambiente, non sono nostre. Cioè, ma io c'ero io, adesso ci sono anch'io. Cazzi tuoi, ok? Quindi bisogna stare attenti. Obiettivo 5 è che volete divorare la concorrenza e lasciarla dove si merita di stare, molto più indietro rispetto a voi. Ok? La concorrenza non avrà nessuna pietà con voi. Ok? Quando c'è da mangiare arrivano tutti. Ci sono delle nicchie che sono profittevoli, delle cose che sono profittevoli. La competizione arriva. L'unico modo per tenere al loro posto è di essere più organizzati della competizione, cioè permettersi innanzitutto di spendere più di loro. Se tu vuoi competere con me devi prima avere 3.000 euro al giorno da mettere, 3.000 euro liquidi, non cose inventate, cioè 3.000 euro per un mese e poi magari ci metti 3 mesi a convertire una persona, quindi sei fuori di 300.000 euro, quindi prima devi avere 300.000 euro, poi ne parliamo, ci provi, bruci un po' di budget e poi lasci stare. Okay? Quindi quando le cose sono complesse, funnel online, mai complesso, benissimo, così almeno non ce lo copiano, le persone copiano le cose facili. Quindi, nella mia nicchia, voglio dire, le persone non hanno copiato la piattaforma proprietaria, l'accordo proprietario che ho in America, delle cose che non sto qua a dirvi, hanno copiato la piscina, perché mi facevo anche dei video in piscina, allora ho detto, vabbè, se faccio i video dalla piscina, allora anch'io divento milionario. No, non è così, la piscina è un chiaro specchietto per le allodole, voglio dire, non ve lo devo spiegare, poi dietro c'è un lavoro. Se non copi quello, non vai assolutamente da nessuna parte, ok? Quindi dovete assolutamente lasciare la concorrenza indietro, oppure arriverò davanti. Allora, smontiamo ancora le cose. L'line marketing, come vi dicevo, non ha niente a che fare con l'innovazione digitale, quindi non c'è niente di nuovo. Le piattaforme sono nuove, ma le piattaforme è semplicemente il posto dove noi andiamo a veicolare dei dettami di marketing che sono veri da 100 anni, ok? Il marketing non cambia quando c'è una nuova piattaforma. Questi sono i nerd digitali che dicono, no, perché il modo di comunicare su Instagram, non esistono queste robe qua, c'è il modo di comunicare. C'è un modo di comunicare che vendi, un modo di comunicare che non vende. La comunicazione si misura in soldi, ok? Quindi non ci sono le specifiche di Twitter, Instagram, quelle sono robe da nerd. Noi dobbiamo usare queste piattaforme per vendere, punto. Quindi le specifiche della foto bella con la gradazione di colore particolare su Instagram è roba da fotomodelle, non ce ne frega niente di quello. Se mi dimostri che una foto con una luce particolare vende di più, ne possiamo parlare, vi interesserà sapere, ne conosco tantissimi, che gli influencer, quelli che accumulano like, guardate che è una malattia mentale che c'è adesso nell'industria, anche da parte di imprenditori seri, cioè che dicono, ma io ho un'azienda da 10 milioni, vorrei fare un po' di pubblicità su Instagram, magari scegliamo qualcuno che ha tanti like, ma gli dici, ma fai 10 milioni, ma lo sai anche tu che non c'entra un cazzo, chiedi quanto vende. Ci sono stati degli influencer che sono stati incapaci di vendere con 1 milione di like 100 magliette, ma delle cose pazzesche, voglio dire, ok? Le donne che vedete con 1 milione, 3 milioni, 5 milioni, vengono via per un tozzo di pane gli influencer, vi posso assicurare, per 500 euro vi pubblicano tutto quello che volete, parlo per esperienza, ok? Questi sono gli influencer. Chiaramente ci sono delle eccezioni, ripeto, cose che a voi è futile spiegare, ma tanto per amore della battuta, cioè Chiara Ferragni non è un influencer, è un'imprenditrice. Lei ha fatto degli accordi con i grandi brand, si è seduta in dei consigli di amministrazione, cose complesse, poi la foto è su Instagram. La ragazzina che vede questa cosa qua dice, lei è bionda, io sono bionda, lei è carina, io sono carina, lei fa i milioni perché ha la foto su Instagram, allora lo metto anch'io. Non vede quello che c'è dietro, quello che c'è dietro è il marketing. Cioè dopo che tu clicchi sulla foto, cosa succede? Tu non vedi lo staff di Chiara Ferragni, adesso ho fatto un nome che tutti noi conosciamo, che okay, ha fatto degli accordi, ha una sua linea di abbigliamento, questo vuol dire che ha una società, pagherà delle tasse, avrà dello staff, ci sarà una competizione, avrà fatto delle negoziazioni con i brand, con le cose, con i servizi, cioè sono cose complete, è un'imprenditrice, c'è dietro un'impresa, c'è dietro un'azienda, poi dopodiché c'è la foto su Instagram, ma non ce ne frega niente, ok? Quindi è molto molto importante questo discorso, non è l'innovazione digitale, non è solo le nuove tecnologie, sono le tecnologie di 100 anni fa, ok, del vecchio West, marketing a risposta diretta, eccetera, eccetera, e adesso lo trasportiamo online, sono le stesse regole, c'è niente di nuovo, il mio mentore è uno dei miei mentori, il mio mentore principale,
non ha neanche il telefono, non ha internet a casa, comunica via fax ed è il punto di riferimento mondiale per tutti quelli che fanno online marketing. Ok? È semplicemente così che funziona. Poi le startup del mondo tech, anche lì non c'entra niente. Gli smanettoni informatici, ecco, questa è una cosa, voi non dovete intendervi di tecnologia, voi siete imprenditori, siete occupati, avrete a livello tecnico qualcuno che lo fa per voi. Io non so usare, questa è una cosa che non so se lo sapete, io non so usare gli strumenti tecnici, non so come si aprono. Mi sono reso conto dopo quasi un anno di non avere più i dati di accesso del nostro autorisponditore, no, su cui si basa tutta la nostra lead generation, il follow up, vale milioni di euro quella roba lì, ma non avevo accesso, ce l'ha il mio ufficio, gli webinar, ci sono delle persone tecniche che si occupano, a cui piace smanettare, si occupano della componente tecnica, quindi poi quando voi dovrete implementare un ecosistema di online marketing, non dovete pensare, è impensabile, no, che vi mettiate voi, per la prima volta magari potete guardarlo eccetera, ma a smanettare, anche perché è una cosa dispendiosa. Pensate per esempio i social media usati per vendere, comunque arrivano i messaggi, ci sono le notifiche, 90% cose inutili, però magari vi disturbano. Un imprenditore occupato deve pensare a come direzionare la propria azienda. Io penso e copenso con i miei manager, poi dopodiché la parte tecnica è delegata, è assolutamente impensabile. Io non ho i social media, io non ho il profilo Facebook, controllate, non so cosa succede sui social. Il mio ufficio, no? Mi hanno detto fatti delle foto in questo viaggio, no? Che sono venuto qua con un mezzo di trasporto piuttosto interessante per la mia nicchia, per catturare l'attenzione. Il mio tecnico Diego mi fa fatti delle foto rubate che le mettiamo sui social, vabbè. Quindi c'era il mio assistente che a volte mi faceva delle foto, dicevo che cazzo fai? No, una foto boss, vabbè, e la passava all'ufficio, ma non gestisco tecnicamente la cosa, non vedo le notifiche, quindi non dovete essere voi che fate questa cosa. Cioè, se voi avete un concessionario, non dovete mettervi voi tecnicamente a fare le cose su Facebook, a fare il funnel. Magari dovrete produrre voi che siete l'imprenditore dei video, se è appropriato, magari la faccia dell'azienda non siete voi, o magari non ci dovrebbe essere una faccia, si parla solo del prodotto, ci sono varie variabili. Ma non dovete essere degli smanettoni, perché alcuni mi dicono non sono portato per l'informatica, ma non c'entra niente, neanch'io, ok? Cioè, non c'entra. Intelligenza artificiale, anche qui la Silicon Valley, tech, c'è sempre questa cosa della Silicon Valley, non c'entra niente. Cioè, l'online marketing non è quella roba lì, lo vorrei smentire ufficialmente. Esiste tutto un mondo, anche in Italia, fatto di persone anche brave, con la comunicazione, non serve che facciamo nomi, ce li possiamo immaginare, che comunicano, fanno dei video, sono molto bravi, hanno tutta la mia stima, lavorano, sono persone molto intelligenti, sono sicuro che sono persone molto etiche, di bravi padri di famiglia e sono bravi, però non capiscono un cazzo di marketing, cioè non è quella roba lì. Quindi ti dicono che la Silicon Valley con le nuove tecnologie, c'è la startup e le persone si convincono che questo c'entri con il digital marketing o con l'online marketing. No, l'online marketing è come facciamo a fare dei soldi usando anche degli strumenti digitali. Come prendiamo l'attenzione di alcune persone, gli presentiamo il nostro prodotto o servizio, vendiamo e poi facciamo vendite ripetute. Non c'è la Silicon Valley, sorry. Ecco, la nuova economia, l'online marketing non ha niente a che fare con la nuova economia, si usa benissimo per quella vecchia. Mi interesserà sapere che in America, per esempio, tutte le persone che fanno il mio lavoro, che insegnano in qualche modo, che fanno formazione sull'online marketing, usano molto più componente cartacea che digitale, cioè si vanno a prendere i parrucchieri. In America, ripeto, la cosa è molto più sdoganata, parrucchieri, concessionari, dentisti, i professionisti, gli odontoiatri, i dentisti, i cosmetic dentists, quindi quelli che fanno dei lavori di estetica, chiropratici. Ok, tutte queste persone qui che in Italia non capiscono bene cosa c'entrano loro con l'online marketing, in America pagano caterbe di soldi perché ovviamente hanno capito che l'online marketing, il marketing poi fondamentalmente online e offline, porta dei clienti verso la loro clinica, la loro pratica, quello conta, e non si affidano solo al passaparola. Quindi non è la nuova economia, sono persone di 50, 60, 70 anni che sono nate in un'era dove, lo capisco, non c'era Facebook, ma non ce ne frega niente, che usano anche una componente online e anche integrata. Ci sono persone che la usano solo offline. Marketing è sempre uguale, trovare persone target e vendergli. Se lo facciamo online o offline, dipende solo da dove sono i nostri clienti potenziali. E ad oggi molti clienti potenziali che ci possono interessare sono, ai noi, online. Poi, l'online marketing non è solo comunicazione digitale. Fare video a caso su YouTube non è un'azione di marketing intelligente né tantomeno profittevole. Questo si rifà
al perché noi facciamo quello che facciamo. Cioè nessuno di noi a livello lavorativo vuole fare dei video su YouTube per comunicare. Ok, giusto? Nessuno, perché non serve. Se io vado a produrre un video di YouTube non è un video di YouTube. Passiamo alle cose un po' pratiche. È un asset di vendita. Io sto producendo un asset di vendita che non si esaurisce dopo che finisce il video, ma può essere trovato da svariate persone su YouTube. Quindi anche tra un anno una persona può incappare in un mio video che esprime il mio posizionamento, esprime quanto sono figo e può vendere un mio corso e io guadagno 2000 euro. Ok? Quindi non è un video dove si comunica. Ed è per questo che dovete stare molto attenti al discorso comunicazione. Persone vi diranno, se comunichi bene, allora dopo non si capisce cosa succede, devi comunicare, no, devi vendere. La comunicazione che funziona per vendere è controintuitiva, perché in qualche modo deve squalificare a un certo punto la concorrenza e deve far emergere perché voi siete la scelta migliore, perché altrimenti stiamo parlando del nulla. E quindi è una comunicazione a volte poco piacevole, a volte strana, che intrattiene poco. Ok? Non per niente vi dicevo prima che i contenuti che vendono sono poco virali, perché una pubblicità di una macchina fatta bene che vende, non che impressioni le persone e gli faccia dire wow, ma che poi nessuno compra, e che esprime il perché nel vostro concessionario è meglio, non è una roba virale che i ragazzini dicono, cioè mamma mia, il video dei gattini sarà più virale, ma a voi non vi interessa perché voi volete poche persone, ma buone. Quindi fare un video a caso su YouTube o aprire la pagina Facebook, dovete anche stare attenti per tutti voi, no? Le web agency, io potrei raccontarne, non è questa magari la sede, ma dovete stare attenti perché vi aprono delle pagine social, vi dicono postiamo dei contenuti e più visibilità. Questa cosa molto presa su magari un imprenditore che non ha mai studiato il marketing per tutta una serie di ragioni, dove più visibilità, magari più passaparola, no, cioè non funziona così. Non è più visibilità, bisogna avere un sistema organizzato che prenda questa attenzione e converta questi qui sui nostri prodotti, i nostri servizi. Non sei più visibile, fai più soldi, ragazzi. Chi è più visibile non fa più soldi se non sa monetizzare la visibilità. Un sacco di YouTuber con 500.000 iscritti che fanno niente in termini di EBITDA. Quindi occhio a questa cosa qua. Poi, l'online marketing non si applica solo ai prodotti e servizi digitali, anzi, ne abbiamo già parlato. Prodotti fisici si sposano benissimo con la manovra di online marketing. Adesso vedremo poi degli esempi pratici di funnel, di come voi potete prendere delle persone da Facebook, per esempio, e trasportarle offline e vendergli poi il vostro prodotto, i vostri prodotti fisici, ok? E come anche potete fare una trattativa in modo fisico, in modo digitale, unire le due cose, ok? Possibile vendere in modo offline, possibile vendere in modo online. Ecco, online marketing versus pubblicità online. Ripeto, ho tenuto questa presentazione un po' sulla nozionistica, cioè avete bisogno di un po' di nozioni pratiche, così anche da evitare potenziali trappole, perché voi siete il target di un'industria predatoria, a cui io faccio anche consulenza, quindi anche colpa mia, perché un imprenditore che si è sempre occupato di altro, ok, e non ha, ripeto, non c'è assolutamente niente di male, l'esperienza di online marketing, gli si possono dire molte supercazzole, quindi dammi 2000 euro al mese che ti faccio la pubblicità, il marketing, voi non capite la differenza, perché fate altro, voglio dire, la vita che fate un sacco di soldi facendo altro, adesso dovete potenziare, assumete il ragazzino, vi fidate in buona fede, molte poche persone sanno quello che stanno facendo. Quindi bisogna capire l'online marketing versus pubblicità, perché c'è una differenza. La valuta del passato è il traffico, ok? Cioè voi avevate un negozio e lo aprivate sostanzialmente, dove passava più gente. Perché uno dice una pizzeria in un posto trafficato, gioco forza, ci saranno più persone che entrano, no? Perché è più trafficato, c'è il traffico, no? C'è un via vai continuo. Adesso invece la valuta del presente, la slide, è l'attenzione. Non c'è più un gruppo grosso di persone che fa qualcosa, siamo tutti spezzettati, c'è tutta una tematica dei danni fatti dai social media, poi se volete ne parliamo, sono cose nocive, per questo che non ve ne dovete occupare voi, delegate, non abbiate le notifiche, io sono contro, ci sono degli studi piuttosto approfonditi, ma siamo tutti spezzettati su varie piattaforme e su sottocategorie, su sottonicchie, cioè prima c'era la televisione, c'erano, no, ai tempi magari dei miei genitori, quando è nata, miei nonni, non lo so, un canale, e quindi tutti il giorno dopo
guardavano Carosello e si parlavano di quello che avevano visto il giorno prima, perché tutti o non avevano guardato niente o avevano guardato quella trasmissione. Quindi, ripeto, c'era una cultura generalizzata. Poi un canale, due canali, tre canali, poi un po' di radio, poi i programmi di mattina, i programmi di sera. E adesso c'è chi è su Facebook, c'è chi ha visto Netflix. Su Netflix puoi guardare quello che vuoi, oppure hai comprato un DVD su Amazon, oppure hai letto un Kindle in francese. Cioè c'è molta più segmentazione. Quindi la sfida è ottenere l'attenzione delle persone, anche perché la pubblicità è aumentata. Noi siamo molto abituati adesso a vedere sponsorizzate su Facebook, la faccio breve. Quindi per catturare l'attenzione e per poi monetizzare questa attenzione, prima dobbiamo catturarla, è diventato molto difficile. Ogni anno lo span di attenzione diminuisce, adesso è inferiore a quello del pesce rosso, se vi interessa. Okay? Le persone non riescono a prestare attenzione per più di X secondi. Secondi, ok? I social media sono responsabili per questa cosa qui. Se vi interessa, ci abituano alla gratificazione immediata. Non date gli iPad, gli iPhone ai vostri figli. Vi interesserà sapere che nella Silicon Valley le top scuole, quelle che costano $100,000 all'anno, nella Silicon Valley hanno una regola: no smartphones allowed. Cioè gli smartphone non entrano nella scuola. Ok? Chiedetevi il perché, non è complottismo, sono cose vere. Gratificazione immediata, dopamina, metto la foto, ricevo like. Ho una scarica di dopamina. Dopamina è quella che noi produciamo dopo aver fatto sport, incluso attività intime, questo motivo per cui ci piace così tanto, quella sensazione di oh, che bello, ok? Il problema, poi c'è un commento negativo, ok? Il cortisolo che va su, incazzatura, no, ma cosa succede? No, ma mi ha risposto, no, aspetta, una città ghiaccia, ci sono persone che vivono col cellulare in mano, ok? Mentre invece l'impresa è il contrario, si lavora, poi c'è il risultato. E questo è il motivo per cui nella nicchia nella quale le persone pensano che io sia, mi dicono Big, guarda, in consulenza ormai non le faccio più a questi individui, mi è capitato uno, mi fa, senti Big, io sono a zero e io voglio fare 100.000 euro al mese netti, ma mi accontenterei anche di 30. Io ho fatto un bel respiro e l'ho mandato a fanculo, comunque ha ripreso un'altra consulenza, cioè mi ha ringraziato, infatti la venditrice o venditore fa, ma cos'è che gli hai detto? Ha detto che l'hai trattato un po' male, però, perché è inconcepibile, ok? Cioè c'è questa adesso attitudine delle cose semplici, le cose veloci, perché abbiamo social media che ce le danno, ok? Foto like, abbiamo un feedback immediato, ma noi non abbiamo il feedback immediato nella vita, non esiste. Chi di voi ha un feedback immediato dopo un secondo? Non c'è. Se fate un prodotto, non esiste quella roba lì. Quindi bisogna veramente stare attenti. La valuta di adesso, del presente, ripeto, la slide è sbagliata, è l'attenzione. Sempre online marketing. Allora, abbiamo tre fasi. Queste tre fasi le dovete avere sempre. Non c'è l'eccezione, il vostro business non è diverso, non fatemi arrabbiare, è tutto uguale. Che voi vendiate petrolio, che voi vendiate occhiali, che voi vendiate... Io ho studenti in qualunque nicchia, abbiamo le agenzie di escort, abbiamo gli strip club, abbiamo vendita di materassi, pizze, margherite, consulenze in vari campi, dall'eiaculazione precoce, non è uno scherzo, al tantra, al marketing, a un sacco di cose, un sacco di attività fisiche, abbiamo anche delle testimonianze, hotel per esempio, degli hotel della Versilia, eccetera, eccetera. Qualunque business ha queste fasi qui, va bene? Non c'è l'eccezione. Attrazione, profilazione. In questa prima fase il cliente potenziale deve essere messo in condizione di sapere che la soluzione che ricerca per risolvere un problema o il prodotto o servizio che ricerca disperatamente per realizzare un desiderio, lo abbiamo noi e possiamo erogarlo. Va bene? In questa fase usiamo una profilazione da due direzioni. Rendiamo chiaro per chi siamo e non siamo e quale tipo di cliente vogliamo. La profilazione ha due direzioni. Una delle cose che non dovete fare è vendere a tutti. Perché se vendete a tutti non riuscite a targetizzare il vostro messaggio per nessuno. Cioè se i miei clienti sono le donne di 50 anni, a una donna di 50 anni tu parli in un certo qual modo. La donna di 50 anni ha, diciamo, certi tipi di problemi più diffusi, certi tipi di cose che cerca più diffuse, ok? E puoi dire, ciao donna di 50 anni, peraltro vi interesserà sapere che adesso è vietato dirlo su Facebook perché è discriminazione, quindi Facebook fa soldi sapendo anche
e di che colore facciamo la cacca e chi fa cosa, però se tu fai pubblicità così su Facebook, Facebook ti dice che è discriminazione, viviamo in un mondo abbastanza ipocrita, quindi poi c'è tutto un modo di dirlo, però io parlo a un imprenditore di 50 anni in un certo modo perché hanno tutti gli stessi problemi, ok? Se però vendo anche ai tennisti ventenni, io cosa dico nella mia attività di pubblicità? Ciao, sei un tennista ventenne, un imprenditore cinquantenne, o hai 50 anni, sei una donna, sei un uomo, compra il mio prodotto. Sto banalizzando, ma ci capiamo, è assurdo. Quindi noi dovremmo essere per qualcuno e questo qualcuno dovrebbe essere profilato per noi. Okay? Non vanno bene tutti i clienti, vanno bene tutti i clienti di una certa categoria, tutti non vanno bene. Okay? Chi vuole fare i soldi facilmente, i nostri corsi non vanno bene, glielo diciamo subito perché perdiamo tempo e quindi li acquisiamo, comprano e o chiedono un rimborso, abbiamo dei rimborsi bassissimi, ma comunque non comprano più. E allora non abbiamo l'acquisto ripetuto e abbiamo acquisito un cliente che non è contento, che va a dire Big Luca non mi ha soddisfatto, ma perché non vai bene tu? E allora profiliamo a due direzioni. Io posso volere una persona, ma questa persona deve volere me. Quindi doppia profilazione. Attenzione, profilazione. Questa è la pubblicità. La prima fase, questo è l'annuncio su Facebook. Lo dice, ma che roba, ma sì, fammi cliccare. Ma da lì la pubblicità è andata, l'attenzione è stata catturata, la persona ha fatto click. Cosa succede dopo che fa click? Va bene? Nel mondo, diciamo, non online, potrebbe essere, facciamo chiamata a freddo, la persona dice ok, accetta una trattativa. La pubblicità poi si va nell'ambiente marketing, vendita, cioè il venditore deve fare su per convertire. Ci siamo fino a qui? Facile? Ok. Educazione all'acquisto. Nella seconda fase, detta educativa, il lavoro del nostro processo di marketing è quello di far capire al cliente potenziale o a manipolarlo a pensare che scegliere noi sia la scelta più giusta per lui. Renderemo chiaro il nostro brand, i benefici dei nostri prodotti e servizi, invalideremo il più possibile la concorrenza come scelta intelligente. Okay? Questa è un'altra cosa che non ci piace molto fare, è il discorso della concorrenza. Allora, vorrei rendere chiara questa cosa. Io non ho mai detto di parlare male della concorrenza, non è questo, ma è di invalidare tutte le altre scelte in modo generale e mettere noi soprattutto, perché noi siamo la scelta giusta, se lo siamo. Questo è anche il motivo per cui profiliamo solo persone in target. Così almeno la persona dice, cacchio, proprio quello che cercavo. E noi dobbiamo continuare a riaffermare, a servire meglio il mercato, perché noi siamo la scelta giusta per quel mercato, motivo per cui non possiamo essere per tutti. Non è possibile, nessuno ha un'azienda che può essere per tutti. Cioè chi vende una Panda, a me non venderà mai una macchina, perché io se vado a comprare una macchina, compro una macchina, più bello, io non ho la macchina. Ok, però se dovessi andare a comprare, non comprerei una Panda, compro una macchina più bella, no, più lussuosa, va bene? Quindi non parliamo male dicendo sono degli incompetenti, lo possiamo fare, c'è un modo per farlo, io lo faccio, anche perché io sono avvantaggiato dal fatto che nella mia industria ce ne sono molti di incompetenti, quindi non sto mentendo, però bisogna elevarsi sopra la competizione, ok? Io credo nella competition, per esempio nel background mandarsi clienti, sono cose assolutamente che vanno bene a certe condizioni, se è reciproco. Ma nel momento in cui mi vado a posizionare di fronte a un cliente con una pubblicità, stiamo spendendo tanti soldi, devono scegliere noi, ok? E quindi ci sono tutti dei metodi per fare questa cosa qua. Ripeto, la presentazione sarebbe troppo lunga, ma è solo un giusto per chiarire. Quindi, nella fase educativa, le persone trovano e leggono e hanno a disposizione dei materiali per capire perché dovrebbero comprare da voi. Nel mio caso sono video, libri, testimonianze, newsletter, email, video gratis, essenzialmente video per quanto mi riguarda, e quindi una persona cerca informazioni su come fare più soldi online, come aumentare i margini, come fare più soldi. Gli appare questo pirlottolo in piscina, dice ma questo chi è? Clicca, è rovinato da quando clicca, ok? E quindi comincia a guardare i video, dice però questo qui è in gamba, dice cose sensate questa strategia, no cazzo è vero, aspetta, no fammi risentire, ma c'è un altro video, allora come fare l'email marketing? Quindi io posso usare l'email, questo mi dice. Dopo un po' dice, senti, compriamogli un corso a questo qui, al massimo butto 1.000 euro. Se è profilato, compra. E dice, ah, che bello, se poi applica, bellissimo, come a vita, e compra altri corsi, ok? Quindi è molto molto importante la fase educativa. Non è fatta solo con i video, può essere fatta in modo cartaceo. È molto importante dare, per esempio, informazioni utili sulla propria nicchia. Una persona che vuole comprare una macchina può
voler informazioni utili su una comparazione tra la nostra macchina e un'altra macchina, i vari modelli. Io dico, io voglio un Audi, sì, ma quale? Che cosa vuol dire A5, A6? Sto facendo un esempio a caso. Perché dovrei prendere cilindrata? Perché una ha la cilindrata più grossa. Sì, ma che vuol dire? Io non me ne intendo. E allora cominciate a educare, molto utile, per se siete un avvocato, fate fare dei video pillola, no? Per dire cosa fare in questa situazione. Mi sto separando, cosa faccio? 3 minuti. E uno viene edotto in quei 3 minuti su che cosa fare. Ok, chiamaci, eccetera, eccetera. Quindi una persona comincia a informarsi, succedono delle cose molto belle. Primo che voi diventate delle autorità, perché quando io ho un problema su quella specifica nicchia, mi vieni sempre fuori tu, mi affido alla tua azienda, ok? Ho un problema con la macchina, io trovo informazioni sempre dalla tua azienda, che potrebbero non essere canali di YouTube, la sto banalizzando, su come aggiustare la macchina. Su come aggiustare la macchina, la prima volta che ho un problema e non ci riesco, da chi vado? Da te, perché mi ricordo di te, ok? Questo si applica, questo dei video educativi per tante nicchie. Non in tutte le nicchie l'imprenditore si deve mettere a fare video, o chi per lui. Ok, ci sono aziende che hanno un brand aziendale, ci sono dei personal brand, ci sono aziende dove l'imprenditore nessuno sa neanche chi è, o gli imprenditori, e si usano altre persone per l'immagine, ci sono aziende che non devono avere un'immagine, per esempio, questo lo diciamo subito. Il libro, no? C'è questa cosa in Italia, lo vorrei dire, no? Devi avere il tuo libro perché tutto parte dal libro. Ragazzi, non è vero che tutto parte dal libro. Se tu hai una macelleria e fai un libro, non è che quindi vendi più carne, cioè basta. Quello va bene per un avvocato. Diciamo, quell'avvocato è uno che ha scritto anche un libro. Cioè, cavoli. Ma se la tua pasticceria, tu hai scritto un libro, non ti caga nessuno. Perciò non è vero che tutto parte dal libro. Basta queste cose. Questo ve lo dico perché voi sarete pappa per finti guru che vi vogliono imporre un modello prestabilito. Cioè, il modello che uso io per vendere i miei corsi non va bene per voi. Se lo copiate non funziona. Il motivo per cui dovete studiare cos'è l'online marketing e avere il vostro modello. Cioè, se voi vendete zucchine, dovete capire come promuovere le zucchine e far vedere venire le persone nel vostro negozio che vende zucchine. Non sono i corsi online. Cioè, ma fai un webinar, ma non c'entra un cazzo con quello che fate voi. Magari non si applica. Questo ve lo dico in modo chiaro. Quindi, questo è il mio lavoro. La strategia di marketing è ad hoc. Non è vero che tutti dovrebbero avere un libro. Non è vero che tutti dovrebbero avere un blog. Se avete un hotel, avete un blog, cioè scusatemi, ma è inutile, che ci scrivete in sto blog? No, va bene, magari le avventure del vostro, ma deve essere interessante, non può essere un bloggettino così, cioè ci deve essere un motivo. No, la narrazione delle litigate che fate con i clienti, 10 richieste assurde che fanno i clienti, allora quello magari può essere interessante, ma se no sono cose che non vi servono. Quindi questa è l'educazione all'acquisto, educare continuamente. L'educazione può essere fatta non solo digitale, ma dalle persone. Il contatto con un venditore è un'educazione all'acquisto. Ok, venditore che continua a coccolare cliente potenziale e il cliente, perché vogliamo che il cliente sia un cliente ripetuto. Quindi c'è questa continua educazione, ok, anche su prodotti che magari non sono visibili sul front end, vengono promossi solo nel back end, eccetera, eccetera, eccetera. Vendita. La terza fase si compone di tutti quei processi che portano alla conversione da cliente potenziale a cliente pagante. Quindi un cliente è una persona che ci sta pagando. Altre cose io non ne conosco. Quindi, se il cliente non ci paga, abbiamo un problema, perché dobbiamo scegliere quanto tempo dedicare a persone che non ci pagano. Ora, a persone che non ci pagano dedichiamo 0 tempo, è inutile. Molte delle persone sono per noi inutili, ma dobbiamo capire quali sono quelli potenziali, perché altrimenti no, finisce quello che vi ho detto prima, cioè che noi abbiamo un concessionario, arriva una persona che non è in target, che non sa niente, non comprerà mai, e il nostro venditore spreca 2 ore per questo qua che sta solo curiosando. Quindi quanto tempo vogliamo dedicare ai clienti potenziali, per esempio? Quanto possiamo esporci finanziariamente per incubare queste persone che hanno visto la nostra pubblicità, a cui facciamo formazione per poi andare a vendere? C'è la vendita e la vendita poi ripetuta, perché poi c'è un altro processo educativo tra vendita e vendita ripetuta. Perché tu hai comprato una volta, ma io ho altri prodotti, altri servizi. Tu ti devi continuare a fidare di me, c'è un'enorme manovra educativa per non farti curiosare dagli altri. Quindi compri la macchina da me, quando ti si rompe la porti da me, se vuoi il sedile in pelle vieni da me, non vai da altre persone, ok? Questa cosa qui va assolutamente implementata, perché... corridoi stretti, mura alte attorno ai clienti, bisogna stare attenti a qualcuno che ce li ruba. Quindi il nostro più grande asset sono i clienti.
vabbè, non la relazione perché sorridiamo e abbiamo, cioè sono i soldi che ci possono dare, perché l'EBITDA si misura in soldi, non in sorrisi, e cioè, poi dopodiché è normale, lavoriamo bene, c'è la soddisfazione personale oltre un certo livello, non contano solo i soldi eccetera, però l'azienda si nutre di quelli, anche perché nella mia esperienza niente crea più frustrazione per un imprenditore che vedere un sacco di soldi che gli passano tra le mani, non gli rimane niente, e quindi i venditori sono frustrati, commissioni basse, tu che dopo un po', dopo 5 anni dici no, ma la visione imprenditoriale, sì, ma non è bello, ok? Quindi rimaniamo altamente profittevoli, facciamoci il culo nel capire anche queste cose che sono difficili, così che possiamo alzare i margini, avere più soldi e poi stiamo bene tutti. No, quando noi abbiamo più EBITDA, stanno bene tutti, stanno bene i collaboratori, gli impiegati, gli shareholder, la moglie che gestisce l'EBITDA, la mia la gestisce in modo veramente assurdo, ok? La ringrazio, e quindi stiamo tutti bene quando l'azienda è altamente profittevole. Nessuno durante il Covid mi ha chiamato dicendo meno male Big che ho un'azienda con i margini bassi in questo periodo, non esistono certe cose, per avere i margini alti e tanti soldi. Ecco, il Covid ha smitizzato tutta una serie di cose, quindi cerchiamo di farci il culo per avere una lista di clienti a cui lanciare offerte quando è problematica la situazione. Chi non aveva una lista profilata, non aveva lavorato bene durante il periodo del Covid, si è trovato suo malgrado in grossissima difficoltà. Pubblicità online, non bisogna confondere il marketing con la pubblicità, ripetiamolo, per comodità didattica identificheremo il marketing come il processo di monetizzazione dei clienti potenziali e la pubblicità come ciò che li attrae verso il nostro business. Questo è fondamentale, non lo confondete, perché altrimenti comunicate sui social e non succede niente, o comunicate sui volantini, ho fatto i volantini e dopo uno cosa fa? Ma magari mi chiama, non va bene, non c'è organizzazione. Ecco, gli obiettivi della pubblicità. Ce ne sono alcuni che sono ovvi, vediamo uno dopo l'altro. Catturare i dati di contatto diretto del cliente potenziale. Tutto ciò che fate è inutile se voi non siete in contatto con i vostri clienti potenziali. È inutile. Cioè, se OSA fa un evento e non ha i vostri contatti, voi come lo venite a sapere? Sì, ok, possono fare la sponsorizzata della cosa, ma devono acquisire i vostri clienti e contatti. Io dico, almeno nella mia industria per esempio, prima era nome e anzi solo email, e sono ciao virgola perché non hanno il tuo nome, ok, però ti possono mandare l'email, ciao guarda che abbiamo una nuova pizza, vieni questa sera, c'è uno sconto eccetera, per dire, ok, poi faremo poi vedere degli esempi di opt-in, no? Sapete quei form dove lasciate i dati, ok, quindi prima era solo l'email, lasciami la tua email e ricevi la nostra newsletter. Poi siamo passati a nome più email, perché è più carino mandare un'email che sia personale, no? Ciao Claudio, come stai? Chiaramente le email sono automatiche, no? E anche in un database un venditore che chiama sa il nome della persona. Infatti la terza cosa che adesso tutti, anche nella mia nicchia, chiedono, no? E il cellulare, il telefono, perché oramai senza contatto col venditore, no? Le aziende digitali, io ho 7 venditori, si chiamano venditori telefonici d'assalto. Cioè c'è una componente umana, non solo automatica, di email, di funnel, anche qui ripeto, cerchiamo di smitizzare, perché poi passano i messaggi sbagliati, sembrano cose automatiche che non si capisce chi le faccia. C'è una componente ovviamente automatica, ma c'è anche una componente umana, no? Il non avere uno staff funziona molto poco, ok? La Big Look, la mia azienda, non, siamo una ventina di persone, poi tra interni e esterni, tento di avere il numero minimo di collaboratori per ottenere il massimo, però senza il mio team non vado da nessuna parte, quindi i contatti che chiediamo sono anche il numero di telefono, a volte c'è l'indirizzo, ok? Dipende da quello che fate, più contatti avete, che è anche un modo intelligente di usare i social, ok? Prendete un sacco di contatti, perché? Perché magari l'email non la leggete, ma se vi mando una lettera, la aprite, a volte che c'è un'offerta, saltate fuori, andate a mercato con un nuovo prodotto, un nuovo servizio, potete prendere tutti quelli che hanno comprato da voi e dire ciao, tu hai comprato la macchina da me? Non te lo volevo dire. C'è un nuovo sedile in pelle che alla fine del mondo te lo descrivo, una roba figa, cioè il numero dei venditori, chiama, digli che hai visto questa sales letter e hai anche il 20% in meno, oppure ancora meglio, quando chiama gli viene fatto un upsell al 20% in meno, così marginiamo di più e lui ha avuto lo sconto e siamo tutti tranquilli che gli sconti non ci piacciono perché diminuiscono l'EBITDA. Vero Mirko? Quindi catturare i dati del contatto di queste persone qui, se no è comunicazione, speriamo che gli piacciono i video, in quanti li guardano, quanti clienti potenziali hai, ma non lo so, sono abbastanza seguito, tutte queste cose aleatorie che non vogliono dire niente.
attirare l'attenzione, far sapere cosa possiamo offrire ai clienti potenziali. Ecco, nella pubblicità dobbiamo chiarire chi siamo, per chi siamo e come possiamo aiutare il cliente. Ce glielo dobbiamo dire subito. Una delle cose che vi interesserà è che essere nella sfera sessuale si dice vanilla, cioè da una parte non troppo aggressivi, diciamo, non funziona, ok? Proprio perché dobbiamo catturare l'attenzione. Quindi a livello comunicativo, per esempio, la comunicazione istituzionale con il tono che fa dormire, da baronale, da rettore universitario, non interessa molte volte. Questo è il motivo per cui un video dei gattini funziona meglio. Voi dice, ma il gattino, ma che roba? Voi dovete far scaturire questa reazione, che non vuol dire farsi ridere dietro, non è quello il messaggio, ma è catturare l'attenzione. Ci sono mille modi di farlo. Sappiate che però essere poco schierati e poco aggressivi non funziona e non piace. Cioè il dottor House, che è uno stronzo di merda arrogante, piace a tutti. Cioè, gli uomini dicono vorrei essere come lui, le donne lo trovano eccitante, quello che invece lei che pare dice ma non lo so, ok, non funziona. Cioè se voi andate da quello che noi vendiamo è sempre la certezza a qualunque livello, questa è la macchina giusta per te, punto. Ora se voi volete andare a farvi spiantare il cervello, voi chi preferite? Un chirurgo che vi dice possibilità di riuscita? Io non le prometto niente, sì ho studiato anni, però molto difficile, non lo so, non le prometto niente, vedremo. Io non sono certo io che devo dirle se io sono bravo, lo devono dire gli altri, e lei è venuto da me, grazie per la fiducia, adesso le tolgo il cervello e poi vediamo. Quello chirurgo che ti guarda e ti dice sei venuto da me, sei nel posto giusto, tu hai il cervello da spiantare, guarda l'ho appena fatto, perfetto. Adesso io ti apro il cranio, ti rimetto il nuovo cervello, suonerai anche il pianoforte. Tu dici ma non ho mai suonato il pianoforte, suonerai il pianoforte. È il chirurgo giusto per me, l'altro non funziona, semplicemente è poco interessante. Siete d'accordo? Perfetto. Acquisizione di persone che cercano soluzioni a problemi. Dobbiamo attrarre chi cerca una soluzione a un problema specifico. La soluzione la vendiamo noi, o hanno problemi o hanno desideri. Ok, il mercato più bello sono persone che hanno un problema impellente, ok, e devono risolverlo adesso. Se poi sono alto spendenti, che è molto più facile fare soldi con gli alto spendenti, perché ci sono tutta una serie di clienti alto spendenti stupidi come me. Io ragiono in questo modo qui: se tu mi fai vedere un menu con le opzioni, io prendo quello che costa di più, punto. Non lo capisco, non lo comprendo, probabilmente mi stai truffando, non lo so. Subito un menu, io vado al ristorante, le bistecche. Io sono un grande amante delle bistecche. La bistecca che io prendo è quella che costa di più. Non la capisco, non la comprendo, non lo so, però io dico se costa di più sarà meglio. Ed è molto utile avere clienti come me, ok? Quindi clienti altospendenti, clienti che hanno un problema, c'è una tempesta di neve, devo scappare in aereo privato. Quell'aereo privato è diventato di enorme valore per me, ok? Ho un problema impellente, devo andare a Osa, non voglio fare le file, viaggio in aereo privato, costi quello che costi, non viaggio commerciale perché mi stanco, ok? Non mi interessa, vendimi sto cavolo di aereo, molto 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 più facile. Quindi persone che hanno un problema specifico, se poi il problema è pulsante, questi sono disposti a tutto per risolverlo, molto meglio. Poi costruire un database di futura monetizzazione, eccoci qua. Quindi avere un database con i dati di contatti dei clienti potenziali è la cosa più preziosa, è in esso che sono contenuti i soldi che faremo in futuro, perché continueremo a fare offerta ai nostri clienti potenziali. Finché non diventano clienti, continueremo a fare offerta ai clienti per farli diventare clienti ripetuti. Che poi i clienti ripetuti diventano clienti ripetuti ancora, no? Che al mercato mio padre comprò. È questo, quindi futura monetizzazione. Dovete avere la lista clienti, ce l'abbiamo tutti, cioè spero, ok? Chi compra da voi deve essere nel vostro database, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, per forza. Se non lo fate, è illegale, ok? Non si può fare. Perché se no c'è chi ricontattate, quando andate a mercato con un nuovo prodotto, fate una serata danzante, interessante, la volete riempire, dovete vendere i materassi ad acqua, c'è chi glielo dite? Subito a chi li ha già comprati, ciao, tu hai comprato un materasso da noi, ne abbiamo un altro, guarda che bello. Chiaramente sto banalizzando, è più difficile di così, però ci siamo capiti.
c'è un calo delle vendite, è un problema. Venditori, offerta, cioè avete 10.000 numeri di telefono, ma non 10.000 numeri di telefono freddi, caldi, gente che ha comprato, poi dobbiamo avere i dati, quale materasso, che preferenza, cosa hanno detto al venditore, il loro feedback. Ciao, tu sei quello che ha mal di schiena mentre dormi, sono proprio io, abbiamo un prodotto per il mal di schiena, ma come? Sì, guarda, te lo vendo subito, futura monetizzazione. Tutte le persone durante il Covid, liste, offerte dedicate, alcuni formatori hanno fatto l'offerta anti-Covid, l'offerta Covid, perché vabbè, va bene, ok, noi non l'abbiamo fatta, okay, purtroppo siamo stati stupidi a non farla, perché ha funzionato benissimo, quindi c'è chi ha creato gruppi Facebook, corsi apposta, webinar apposta, anche gratis, no, per fare i santi della situazione. Chiaramente per accedere ai corsi gratis dovevate lasciare cosa? Il contatto. Contatto, ok? Così poi nel futuro. Ma è giusto, eh? Giusto, voglio dire. Cioè, do o io ti do una cosa, tu me dai un'altra. Ok? Perché il contatto di persone in target è oro. Ok? Io posso anche regalare, pensate alla mia situazione qua, io potrei regalare a tutti voi dei miei contenuti di estremo valore. Un corso costa 5.000 euro, ve lo regalo. Perché gioco forza, voi vedete la qualità, e io poi ho i contatti, follow up, qualcuno prenderà la consulenza e uno margina. Quindi i dati di contatto, ragazzi. Non per niente, quando fate business, voi sapete che dovete anche preservare questi dati di contatto. Fate una collaborazione con qualcuno, no? Sì, ma di chi sono i dati? Prima domanda che io faccio, sì, ma il database di chi è? Perché se io e lui facciamo un lancio insieme, lanciamo un corso di estremo valore di formazione imprenditoriale, io curo la parte del marketing e lui cura la parte di business, dell'EBITDA, del bilancio e queste cose qua. Voi lo comprate e i dati di chi sono? Poi tu ricevi un'email da me, un'email da lui, ti bombardiamo, ti chiamano i suoi venditori, ti chiamano i miei e dopo un po' tu ti rompi i coglioni. Dici, scusate, ma io sono carne da macello, ok? E magari la mia azienda comunica bene, gli piace, anche se siamo non insistenti, ma siamo presenti. Magari i suoi venditori invece lavorano malissimo, viceversa, perciò bisogna stare attenti poi di chi sono i contatti, ma andiamo avanti. Attirare l'attenzione su di noi, dobbiamo diventare una calamita alla quale una fetta di pubblico sarà magneticamente attratta. Questo è un problema in Italia, okay? Che la morale è non attrarre attenzione, chi fa pubblicità sta fallendo, se uno è bravo non ha bisogno di fare pubblicità. Ora vabbè, voi sapete che queste sono delle cazzate, però è utile un po' di ripetizione. Ah, ma se sei bravo perché fai pubblicità? Che cacchio dice? No? E poi sono sempre i soliti esempi. Bill Gates non ha bisogno di fare pubblicità. Primo è falso, perché la Microsoft la pubblicità la fa, ma voglio dire, noi non siamo Bill Gates, va bene, no? Un po' come quando mi dicono, ah, perché le grandi famiglie italiane miliardarie non hanno certo bisogno di farsi la foto in aereo privato. Primo non è vero, ma secondo, va bene, non sono ricco come gli Agnelli, cioè, ma lo ammetto, voglio dire, cioè, ma di che cazzo stiamo, e quindi io devo fare pubblicità comunque, cioè siamo appunto di prima. Quindi la pubblicità pressante è degli imprenditori di successo, cioè voi mettete i vostri contenuti di fronte a più e più clienti potenziali. La non pubblicità lasciatela agli altri, cioè, sì sì sono in fallimento, spendo 3.000 euro al giorno perché sto fallendo. Cose dell'altro mondo, no? Noi imprenditori abbiamo problemi emozionali, perché il giudizio degli altri, eccetera, anche della nostra, anche di altri imprenditori, no? Cominciare a dire però troppo visibile, poi il feedback della vostra industria, no? Io lavoro molto spesso con persone che mi dicono, ma non lo fa nessuno nella mia nicchia, appunto. Esatto, riceverete molte volte, lo sapete, no? Voi siete imprenditori, avete il biasimo generale di un sacco di gente, parenti, okay? Congiunti, gente che non capisce quello che fate, ma perché lavora, ma cosa fa, okay? E quindi questo capita anche da parte dei colleghi. La maggior parte non fa mai le robe giuste, cioè la maggior parte delle pizzerie non fa le cose giuste, perché è la maggior parte. Sono concetti spigolosi, però purtroppo a noi piacciono le cose pratiche. La maggior parte ha sempre torto. Questo è il principio del rinnegato. Voi guardatevi in giro, guardate quello che fa la maggior parte, quantomeno partite non facendo quello. Quantomeno, cioè quello per forza non è giusto. Poi dopodiché dobbiamo trovare cose giuste, che potrebbe non essere il contrario di quello che fa la gente, eh? Ma quantomeno non può essere giusto. Quindi se voi camminate in un aeroporto e vedete tutte le persone, peraltro anche ci stiamo modificando geneticamente il collo, perché con l'iPhone non sono tutti così che camminano, stiamo avendo dei problemi, no, a livello proprio di evoluzione, perché ci stiamo ingobbendo, perché le persone camminano così.
Quindi tutto quello che devo fare è contare quante persone su 190 ne mandano il telefono. Questo mi dice di non farlo. Chiaro? Quindi tutti vanno col passaparola perché non si può... Ok, questo no. Poi dopodiché potrebbe essere sbagliato quello che vi ho detto io, che non lo è. Ma quantomeno non affidiamoci solo, per esempio, al passaparola. Ok, passaparola va benissimo, vuol dire che avete qualità in quello che fate, perché sennò la parola non si sparge. Quantomeno non solo quello. Poi il passaparola è importantissimo. Allora, lead generation online. Dopo essere impostata, andare da solo. Lead generation è un termine inglese per generazione contatti. Lead generation però fa un po' più, no? Ok, quindi dopo può essere impostata e andare da sola. Andare da sola, ragazzi, ve l'ho messo tra virgolette, perché non è che va da sola per 5 anni e noi non la guardiamo. È una cosa che vogliamo, ma non si può fare, purtroppo, ve lo dico. E impostate, non voi, ma chi per voi, ovviamente, la campagna Facebook. C'è bisogno di aggiustarla, di spegnerla, di riaccenderla, eccetera. Non è che le cose vanno da sole, però c'è un'automatizzazione. Vanno più o meno poi da sole, vanno ritoccate, però c'è un'automatizzazione abbastanza rilevante. Può essere eseguita su vari canali che lavorano autonomamente o in sincronia. Quindi vari canali. Ecco, alcune cose sui canali, vi do due dritte. Mai spegnere un canale che funziona. Che cosa vuol dire questo? Che se voi avete un'attività ed è anni che fate la pubblicità sulla radio e questa pubblicità sulla radio vi porta i clienti nel negozio, vi entrano le commesse, gli ordini, vendete la vostra merce, eccetera, non permettete a nessuno di spegnervi la radio, cioè quella ce l'avete. In più possiamo provare su Facebook, su AdWords, su altre cose. La radio la tenete. Ma nessuno ascolta più, sono putanate, non è vero? Perché magari i due al mese o la persona all'anno che vi fa entrare l'ordine che serve alla vostra azienda è in radio, ascolta la radio. Soprattutto se siete in business ad altissimi prezzi, di solito non avete tantissimi clienti, cioè se vendete roba a 100.000 euro non avete magari 1 milione di clienti al mese, perché sennò farete dei trilioni. Quindi vi servono pochi clienti che spendano tanto, questi pochi clienti magari sono in posti reconditi. È 5 anni che avete il cartellone esposto, quella che in inglese si chiama billboard, no? Cioè i volantini esposti su un muro, inchiodati, così funzionano. Quelli li tenete. Dopodiché si fa lo stashing, cioè andare ad aggiungere le cose, ma non si eliminano mai i canali che funzionano. No, mai. Ok? Non si fa. Quindi possiamo avere un canale di lead generation, che non è che di comunicazione, quindi poi c'è una differenza, ma di profilazione dei contatti, che lavorano autonomamente o in sincronia. I leads presi online possono essere monetizzati e chiusi offline. L'online lavora con l'offline. Questo è abbastanza evidente, cioè quando voi trovate un sito internet, la banalizzo, fate una ricerca su Google, ok, trovate un sito internet che è stato indicizzato bene, chiamate il numero e poi andate nel negozio e comprate il mobile, e questo è che cos'è? Lead generation online e chiusura offline. Quindi sono anche cose ovvie questa integrazione, però a volte non le vediamo. Quindi possono essere chiusi offline, ovviamente, se io vendo pacchetti nel corporate e dobbiamo vendere un pacchetto da 300.000 euro a un'azienda di formazione aziendale, eccetera, una trattativa di persona, magari non fatta da me, o magari sì, è buona norma. Se chiaramente io devo partecipare una società, un'azienda, magari io faccio consulenza a te e dico guarda, tu non mi paghi ma mi dai il 10% delle tue quote, io ci metto sopra la mia holding e ti faccio consulenza e poi il 10% va a me, poi decidiamo se dell'ordo, del netto, di solito si fa con l'ordo perché se no il netto sparisce, eccetera eccetera. Ecco che c'è bisogno di un'interazione face to face e questa cosa può partire online e può andare offline. Una cosa che si usa molto bene in America è offline, online, offline. Lead generation offline, ti mando del cartaceo. In America si possono comprare le liste, quindi è un po' diverso, è legale. Okay? In Italia non si può fare, è illegale. In America è legale, compro le liste di persone in target che sono abbonate a riviste finanziarie, per esempio. Io gli mando la mia sales letter cartacea dove dico ciao, sono Big Luca, ti vendo una roba finanziaria che ti piace. Il link è di una presentazione online di un webinar, quindi una persona va da offline a online, compra e gli arriva poi un pacco cartaceo a casa, quindi offline, online, offline, no? E palleggiate questa cosa. Non solo, se lavorate offline,
che vi copino è molto difficile, perché voi vedete i Facebook Ads che fa la mia azienda, vedete le cose online, ma il fatto che poi vi arrivino delle cose cartacee non lo sapete, quindi non si vedono, che è un vantaggio competitivo anche quello. Screma e perdi tempo così che i venditori parlino solo con persone realmente in target. Questo è una cosa primis, perché l'ultima cosa che voi volete per i vostri venditori, definiamo cos'è un venditore. Un venditore sono tutte quelle persone che hanno a che fare con clienti potenziali che devono comprare o con clienti che devono comprare in modo ripetuto. Una delle tragedie dei ristoranti, l'accoglienza così, è che ci sono gli inservienti o i commessi che pensano di essere inservienti e commessi, perché nessuno gli ha spiegato che sono dei venditori. Un cameriere in un ristorante è un venditore, deve fare upsell, deve fare cross-sell, non deve sorridere. E quando qualcuno, capitato a un mio amico, al Walter, era da Cracco, no? Non so se conoscete, vabbè, magari non devo fare il nome, ma è un aneddoto ridicolo, era da Cracco, e ha ordinato il Don Perignon. Il cameriere gli ha detto, ma lo sa quanto costa? Al Walter poi, cioè, no, ma non si fa una cosa del genere. A me è capitato, eh? Ah, e mi dicono a donna un sacco di volte anche a Dubai, no? Quando andiamo a comprare, vorremmo, che cos'è questo servizio qua? Ci dicono il prezzo. Io non te l'ho chiesto il prezzo, è un tuo problema. Il prezzo è un tuo problema, nella tua mente, è normale. Un cameriere che guadagna 1000 euro al mese, vendermi una bottiglia di Cristal all'Armani da 1650 euro, bisogna lavorarselo bene, ma è un tuo problema. Che io voglio la bottiglia, non ho voglia di parlare. Peraltro anche lì ero con il Walter. C'è un sacco di alcol in questo, lui ha rilanciato di Cristal, vabbè, lasciamo per. Ok, va bene? Quindi sono dei venditori. E la cosa che non va fatta è far parlare queste persone, soprattutto i venditori propriamente detti, cioè quelli che proprio chiudono la trattativa che è iniziato col processo educativo, farli parlare con dei perditempo, perché è uno spreco di soldi, perché matematicamente, mentre il mio venditore, che è bravo, che sa come convincere le persone, no, a fidarsi di lui a vendere, mentre sta parlando con te che gli fai perdere tempo, non sta chiudendo te, e quindi è una perdita di tempo. Ok? Quindi importante. Esempio 1, acquisiamo potenziali clienti online raccogliendo i loro dati. Un nostro venditore contatta telefonicamente e vende il nostro prodotto, semplice, pulito, chiaro. Ok, questo è il minimo. In pubblicità, ti interessa, lascia il numero che viene richiamato. Ok? Il problema di questo modello qui è il cosa succede quando il venditore richiama questa persona, perché il marketing parte lì, cioè adesso voi vi siete fatti lasciare i contatti, ma non avete concluso, cioè ho ottenuto un sacco di contatti, ma vanno anche chiusi, quindi ci deve essere, e soprattutto cosa succede se non si chiudono? Già, no, niente, no, non ha comprato, è normale, al primo contatto è molto difficile vendere, adesso la statistica dice che le persone comprano in media l'11° contatto, questo è anche un altro discorso, molto difficile far digerire 11 chiamate dai vostri venditori, difficile. Anche lì noi usiamo per esempio i mezzi WhatsApp, perché è una cosa media, un messaggio non invasivo, le persone usano molto, in Italia, in America meno, usano più Viber, qui WhatsApp si usa di più, che è meno invasivo, più familiare però, dipende. Adesso per esempio funzionano molto bene per certe cose i messaggi, perché non li usa più nessuno, gli SMS. E quindi anche lì bisogna mixare intelligentemente, dipende dall'attenzione che io voglio che tu abbia mentre parli con me, degli strumenti diversi. Questo è il motivo per cui quando devo vendere faccio un webinar e non un like su Facebook, perché è diverso, percepito diverso. Ti dice uguale, non è uguale, perché un po' avere un appuntamento, guardate che arriva il webinar, evento, le rane nere o quello che è, sempre nomi di fantasia. Le persone si iscrivono anche per curiosità. C'è una data, le persone se lo devono segnare sul calendario, c'è un reminder, SMS, sta arrivando l'evento online, oh mamma mia, si parte con la musica, eccetera, eccetera. Diverso da un live casual su Facebook, dove magari sono in piscina, adesso non li faccio più. E chiacchieriamo, non siamo in modalità vendita. Quindi è veramente fondamentale cosa succede quando la persona lascia il numero di telefono e viene ricontattata o schedula una chiamata. Noi abbiamo un software, per esempio, che si chiama Call Page, dove le persone possono dire per favore mi richiami, mettono il numero. Anche qui una persona che dice mi richiami è diversa da una persona che chiama. Non sono lead uguali.
Quindi il venditore deve essere smart, cioè c'è una formazione, no? Ok, da fare. Venditore non è quello che prova a vendere, cioè ci sono delle precise tecniche e soprattutto bisogna dare a questo povero Cristo degli strumenti, prodotti e servizi da vendere, perché una persona potrebbe, nella mia nicchia per esempio, non essere interessata a un corso, ma magari vuole una consulenza, magari vuole un libro, magari vuole tutti e tre, perché no, magari vuole un mastermind, magari vuole darmi un sacco di soldi, pagarmi l'aereo privato e invitarmi a cena, fare la consulenza così, c'è chi viene a Dubai e parla della sua vita, non vuole neanche il marketing, non sarà contatto con me, va bene, ok, perfetto, basta pagare tanto, ok, quindi dipende dai prodotti e dei servizi. Ovviamente adattate questa cosa alla vostra, non posso fare gli esempi per tutti, però cercate di adattarlo a quello che fate voi. Esempio 2. Acquisiamo i dati del nostro potenziale cliente con la promessa di effettuare un appuntamento dal vivo offline dove poi vendiamo il nostro prodotto. Ecco, mentre prima avevamo una persona che ci trova online, o noi troviamo loro, un target con Facebook Ads, poi vi spiego la differenza tra loro che trovano noi e noi che troviamo loro, perché gli strumenti sono diversi. Notoriamente Facebook siamo noi che insidiamo loro, Google sono loro che trovano noi, funzionano diversamente. Facebook stimola un bisogno latente, ok? Ti viene fuori la sponsorizzata, hai sempre voluto dormire meglio, uno dice cazzo, ma come fa a saperlo? Però non mi hai cercato. Su Google invece lo scrive come dormire meglio. Quindi è molto utile essere primi su Google, che poi alcune web agency ti garantiscono, no Mirko? Sarai primo su Google, sì, certo. Saranno famosi, per piacere. Ecco, qui invece un appuntamento offline. Questo è uno schema classico, no? Troviamo delle persone online e poi si fa un appuntamento offline. Appuntamento vuol dire anche andare a cena, cioè una pizzeria che ti dice siamo aperti, vieni qui che oggi facciamo la serata danzante, puoi mangiare tre pizze, eccetera, eccetera, il coupon, c'è tutta una serie di tecniche, vieni a mangiartela, quello è un appuntamento offline, siamo andati da online a offline. Ok, chiaro? Acquisiamo potenziali clienti online e forniamo loro un coupon promozionale da spendere in negozio azienda. Portiamo il cliente trovato online, offline. Questo è alla base di un marketing che di solito che dovremmo fare, che dovrebbero fare i piccoli imprenditori, che sia marketing a risposta diretta, che è un nome fantasioso per dire dobbiamo capire quanto stiamo spendendo a fronte di quanto guadagniamo da questa spesa. Ok? Cioè io metto 1000 euro su Facebook, va bene, ma quali vendite derivano da quei 1000 euro? Perché se derivano 3000 euro e io ho i margini, dico io ce ne metto altri 1000, ma se continuiamo a spendere e non capiamo cosa torna e abbiamo la web agency che dice sì ma sei più visibile, è normale che poi noi perdiamo confidence, ci dice online e ci chiudiamo e dice no online sono pirlate, è normale perché poi ci sono persone che lavorano male, quindi noi dobbiamo capire quanti soldi stiamo facendo a fronte di quanti ne stiamo spendendo, perché se no parliamo del nulla, anche perché non ci può essere un budget. Perché la domanda quanto potete spendere in pubblicità, se avete capito quello che vi ho detto, è infinito. Basta avere ROI. Cioè se tornano più soldi di quanti ce ne metto, quanto potete spendere per acquisire clienti? Non vedete, fate un mutuo. Andate in banca. Salve, mi dà 300.000 euro. Ah, compra quella casa. Che casa? Devo metterli su Facebook e non ve lo danno, quindi non provate. Però vabbè, durante il Covid, per esempio, c'è stato un crollo assoluto del costo per cliente potenziale su Facebook, ragazzi, hanno fatto una merenda catastrofica a tutti i miei studenti e anche noi, quelli del fitness, 5 centesimi. 5 centesimi a cliente potenziale, immaginatevi. Questo vuol dire 100 clienti per potenziale, che sono 5 euro. Io faccio 5 euro. Basta convertirne uno su quei 100, che è 1% è anche poco, e questi vendono abbonamenti da 300 euro all'anno. Pensate, 5 euro tornano 300. Sono cose vere, non sto scherzando. Pensate mettere in una macchina 5 euro, vi tornano 300. O solo 5 euro tornano 50. 5 centesimi di euro a cliente potenziale. Noi ce li avevamo a 2. 2 e dollari, che per noi è pochissimo. Di solito noi 10 euro a cliente potenziale. Infatti, se io voglio mettere i miei annunci di fronte a un pubblico, parte il millino al giorno. Millino al giorno, bisogna capire cosa viene dopo l'annuncio, perché voi capite che noi, che abbiamo magari anche una discreta liquidità, per carità, ma
e 1000 euro al giorno, se li sprechiamo, non ci vuole molto prima che andiamo in bancarotta. Cioè, io risento 30.000 euro di sprecare soldi al mese, non so voi, però se io faccio un'azione, mi è capitato 2-3.000 euro al giorno, dopo 2 mesi la cosa non stava funzionando, gli ho detto chiudi, perché 60-70, cioè, gradirei finiamola, ok? Quindi dobbiamo far tornare anche questi soldi abbastanza in fretta. Questo del coupon promozionale da spendere in azienda è fondamentale per tracciare, cioè se noi diamo un coupon, è solo un esempio, solo a chi ha visto un determinato annuncio e questo coupon viene speso, sappiamo, abbiamo una correlazione oggettiva tra chi ha visto quell'annuncio e chi ha speso. Che se io ti invio una lettera a casa, ti do un coupon, cioè, usalo, tu lo puoi sapere perché io te l'ho inviato a casa. Quindi io a un certo punto dico, ok, abbiamo spedito 100 lettere per pubblicizzare la serata danzante a 80 euro stasera, esempio, e tramite online o quando sono venuti qua hanno usato il coupon in 20, questo vuol dire che ho avuto una conversione del 20%. E quindi dico, quanto ho speso? Ho speso 1000 euro. Sono venuti in 20, 80 per 20, 1600, bene. Se chiaramente non ho costi per fare la serata di più di 600, altrimenti sono a gambe all'aria. Ma queste cose qui le sappiamo poi nel tempo, perché è molto utile capire che margini si hanno, eccetera, ma quanto converto lo so solo dopo. Quindi la domanda che mi viene fatta è, ma quindi potrei rischiare di sprecare soldi? No, certo, chiaro, normale. A volte, cioè, siamo a rischio imprenditoriale, noi non lo conosciamo, quindi certo, potremmo fare una campagna che non funziona. Certamente, non è che si guadagna sempre, non è quella roba lì, nonostante sarebbe bello, ma anche noi a volte facciamo dei merdoni mega esagerati, cioè delle cose, bagni di sangue, cose che la banca una volta mi ha chiamato, quello era sotto l'evento, ma tutto a posto, sì no, lei bonifichi, ah no, perché c'è un massive drop nell'account, mi faccio, guardi, sto spendendo più di 1 milione per fare l'evento, abbia pietà di me per favore. No, invece a gennaio mi hanno chiamato da un posticino, mi hanno detto, cavoli, come sta andando, sono fatto quel lancio lì famoso, e lì ho staccato un bel dividendo, però i ragazzi non va sempre tutto bene, quindi non siamo qui a vedere quelle robe lì. Allora, adesso parliamo del takeover, questa è una cosa che ho inserito, mi insegni un attimo come fare il culo alla competizione, introduciamo questo argomento qua, primo perché di solito quando lo spiego i maschi si eccitano, ma anche le donne, perché in realtà è quello che vogliamo tutti, no? Il sangue, eccetera, eccetera. Quindi siamo imprenditori anche per questo, ci piace, no? Vincere. Quindi, siccome più sono i posti nei quali siamo, più aumenta la competizione, cioè più sono i canali nei quali siamo visibili, più abbiamo modo di scontrarci con qualcuno. Questo è chiaro, no? Si capisce. Quindi, che cos'è un takeover? Takeover in inglese vuol dire scalzare, si chiama takeover ostile, l'ho spiegato in uno degli eventi, adesso qua ho fatto un sunto perché, ripeto, vi voglio dare delle nozioni pratiche. Quindi un takeover è, c'è un competitor che si comporta male, oppure c'è un competitor che ha delle quote di mercato, non penso se le meriti, io penso di servire meglio la clientela di come sta facendo lui, vi ringraziamo molto, vi prendiamo a pedate e purtroppo se non si tolgono dobbiamo far togliere noi e quindi è un takeover, cioè bisogna spannocchiare la competizione. Chi è più presente per un periodo più costante degli altri vince, è contrario se vogliamo alla mentalità italiana, che appunto dice che se la tua pizza è più buona le persone dovrebbero riconoscerlo e quindi venire da te eccetera senza che glielo continui a dire. Questa cosa è raramente vera. Quindi chi è più presente vince. Nessuno si ricorderà a lungo di una persona che fa meno pubblicità ed è meno visibile, punto. Questo è anche un problema perché c'è un paradosso, sia con la fama che con la pubblicità. Poi magari vi faccio uno schemino, però lo spiego a voce. Una persona acquisisce visibilità perché la paga su Facebook, sui social, perché esplode, perché va all'isola dei famosi, perché va col calciatore o quello che è, e quindi esplode. A questo punto la persona ha molta visibilità, cosa molto buona se la reggete e se la sapete monetizzare. Cominciate a monetizzarla e cominciate a fare azioni per monetizzare questa visibilità, questa pubblicità, questi nuovi clienti che entrano e siete impegnati adesso, no? Perché si creano impegni, si creano meeting, si crea indotto, eccetera. Smettete di fare pubblicità.
No, staccate la pubblicità e staccate quello che aveva in origine generato la fama e i clienti, e pensate solo a servirvi, o nel caso in cui diventate famosi, pensate a viaggiare col jet privato e lo yacht. Ma non siete diventati famosi volando sul jet privato e lo yacht, voi stavate facendo qualcosa che vi ha reso famosi. Se voi non fate più quella roba lì, dopo un po' la fama, la reputazione, la pubblicità se ne vanno. Quindi dovete continuare, come degli ossessi, a pubblicizzarvi. Ora, va bene, ci sono delle persone... Ma lo stesso Tony Robbins, ha smesso di farsi pubblicità, la nuova generazione degli americani. Chi conosce Tony Robbins, il grande Tony Robbins? Ok, perfetto, e tutti. E le persone, lui è veramente, ha una fama, ha 40 anni che calca i palchi, insomma, in un modo anche abbastanza prorompente, sicuramente il primo in termini di indotto e di fama, poi non penso che sia il primo in termini di ciò che insegna, ma questo fa anche capire pubblicità versus il resto, lui è un venditore fenomenale. La nuova generazione, lui non si è pubblicizzato per la nuova generazione. La nuova generazione conosce Gary Vaynerchuk, che la gente ha un cacchio con Tony Robbins, ma a livello di guru conoscono lui, ok? Perché ha smesso di pubblicizzarsi e non riesce neanche più a riempire le sale, non per niente fa gli eventi all'estero. Ora vabbè, al suo livello, quando hai fatto 40 anni di carriera, hai fatto CDI, centinaia di milioni, se non miliardi, lui ha in realtà più di 30 aziende che hanno un indotto tra i 5 e 7 miliardi di dollari. Non c'è solo la Tony Robbins Incorporated o quello che è. E ha un'isola privata, va bene, ok, quindi tra virgolette se ne frega, dice ok, non mi salutano più per strada. Oh well, a livello economico non ti interessa. A livello di fama sì, anche perché lui ha un ego molto grande e lasciamo perdere. Comunque, nessuno si ricorda a lungo di una persona che fa meno pubblicità ed è meno visibile, perciò la vostra attività deve essere continuamente visibile. Non è, no, ma ormai siamo visibili, no, perché arriva qualcun altro che inizia a martellare e si prende l'attenzione. Ah, ma guarda che iniziative che fa questa, ah, ma perché non andiamo più a quelle di prima? No, ma questi qui, guarda che fighi. Ok, quindi occhio. Modificate il vostro business diminuendo il tempo di incubazione. Se marginate prima del competitor, potrete spendere di più per batterlo, mentre lui aspetta un ROI per avere capitale da reinvestire e tenervi in testa. Allora, prima tornano i soldi che voi spendete in pubblicità vendendo i vostri prodotti e servizi, prima potete fare un reinvestimento, questo è chiaro, ok? Quindi parte, noi sappiamo benissimo, del volume d'affari che ci entra viene reinvestito, ok, nel creare sempre più clienti, sempre più indotto, migliorare i nostri macchinari, assumere una risorsa in più che faccia delle cose, ok? I soldi non sono tutti per noi in azienda, ma vanno anche reinvestiti, ovviamente. Il problema è che per reinvestirli bisogna prima farli. Ok, e quindi prima riarrivano, più il nostro processo di marketing organizzato, noi siamo bravi, e più i venditori sono organizzati nel vendere ciò che noi attraiamo tramite la pubblicità, prima marginiamo, prima abbiamo dei soldi da reinvestire per acquisire più clienti potenziali e scalare sempre di più, fino a che non ce n'è più per gli altri, cioè solo per noi. Ok, divertente questo, vero? Ok, quindi dobbiamo spendere sempre di più. Il trucco non è spendere di meno, cioè al contrario, è spendere di più. Io non vedo l'ora di spendere 10.000 euro al giorno per la mia attività. Ora si arriverà a un punto in cui non potete farlo. Noi non abbiamo problemi di budget, abbiamo problemi di cap, cioè Facebook non ci fa spendere più di un tot, perché abbiamo saturato. Ottimo. Ci sono i miei studenti che tranquillamente possono spendere 5.000 euro al giorno e sono al 5% di ciò che fanno. E vi posso dire un'altra cosa, anche loro hanno questo problema di capire che è un investimento pubblicitario. Cioè ti dicono, ma sto già big, sto già spendendo 5.000 euro al giorno. E tu gli dici, scusate ragazzi, ma se spendete 5.000 e dentro una settimana quei 5.000 producono 15.000, guardate che sono numeri reali, non comuni ma reali, ma perché non spendete 10.000? Perché non è facile, perché comunque si vedono i soldi uscire. Infatti è molto bello chiamarlo investimento pubblicitario nel momento in cui sparate traffico in un sistema di marketing organizzato, di follow up, di upsell, di cross sell, altrimenti buttate i soldi nel cesso, ma proprio alla velocità della luce. Quindi nel takeover diminuite il tempo di incubazione per avere cash da continuare a spendere. In realtà, in un'ottica di competizione, è poi utile avere un tempo di incubazione molto lungo quando tentano di copiarvi, perché più è lungo e complicato quello che fate, meno è copiabile. Una delle situazioni, specialmente online, io ho molti studenti che si ritrovano gioco forza a fare, avere fortuna e cominciano a fare dei soldi, a volte anche ragazzi tanti, e in modi facili.
Ok, succede, e la prima cosa che gli dico è: preoccupati, mi capita, io faccio 60.000 euro netti al mese, c'è sta cagatina qui, preoccupati, perché te la copiano, ti distruggono, alcune cose non sono cose che durano, trucchettini, cose pseudo illegali, non che online faccia rima con illegale, però ci sono anche persone che riescono ancora oggi a venderti il bitcoin, la marijuana su Facebook, tutto bello, occhio, perché se fate soldi facilmente, no? Un negozio che in un'area dove passa tanta gente è un business incredibilmente profittevole, te ne aprono 5 uguali vicino, perché dopo un po' cominciano a dire: ma scusami un attimo, guarda quanto stanno vendendo, quanto costano i prodotti, andiamo a vedere quanto costa produrli, cazzo, margine del 300.000%, aspetta che gli apriamo il negozio vicino, perché è facile, ok? Quindi più è complesso quello che fate, a un certo punto meno siete copiabili. Nel momento in cui però dovete andare testa a testa con qualcuno, bene avere una pila di cash. La guerra si fa con i cash, ragazzi, non altri. Potete bruciare la bottega altrui, però no. E comunque costa. Quindi così. Fatevi copiare, prendete iniziative inutili su canali ancora più inutili e fate buttare soldi al vostro competitor, che intimorito inizierà a copiarvi senza ragionare. Questo è divertente, se potete permetterlo, io lo faccio spesso, no? E non è per tutti, potrebbe non interessarvi, l'ho inserita così anche come battuta adesso, per carità, però la verità è che si usa, ok, per recintare ancora di più un business, quindi si mettono delle cose visibili completamente inutili, un po' costose, così che le persone che vogliono copiarci dicono: beh, ma se questa pizzeria ha comprato un pupazzo di 16 metri e l'hanno messo fuori dal portone, lo facciamo anche noi, in realtà è inutile, però gli fate buttare dei soldi. Quindi vedete come usare questa tecnica, però online si usa, anche offline, si usa per spaventare, si possono fare manovre pubblicitarie di contenimento dove siamo in perdita, ma andiamo a recintare ancora di più il nostro business. Argomenti molto interessanti, ma passiamo oltre perché non c'è tempo. Spendete il quadruplo del competitor in pubblicità, vince chi è più visibile al momento, non chi è primo, sovrastatelo sugli stessi canali che usa. Ok? Per forza. Non vince chi è primo, vince chi è più visibile. Sorry. Quindi se non siete visibili, ci sono lavori dove magari siete degli uomini ombra, lavorate per i servizi segreti, fate, ok, va bene, non parlo di questi lavori qua. Però chi è più visibile vince. Chi è più visibile, clienti andranno da lui. Sovrastate la competizione sugli stessi canali che usa, cioè se la competizione è forte su Facebook, voi non potete dire: allora io vado su AdWords è quello di Google. Lo facciamo semplice: se io ho un canale YouTube che mi porta molte vendite, non è che voi dite: beh, Big è su YouTube, allora noi andiamo su Instagram. No, perché magari Instagram non funziona, cioè i clienti di qualità che io acquisisco su YouTube non sono su Instagram, ok? Bella fresca. Allora, quindi è molto importante, dovete sovraspendere la competizione. Vincete quando potete spendere di più della competizione per acquisire clienti potenziali. Se tu puoi spendere 10 euro per mettere il tuo annuncio di fronte a un cliente potenziale e io ne posso spendere solo 7, Facebook vende il traffico a te. Punto. Questa è la potenza del business. Nel momento in cui, questo per chi vende con margini bassi, è un problema. Perché se voi avete un prezzo basso di un prodotto e costa tanto promuoverlo, a un certo punto vi dovete fermare perché i margini si sono ristretti troppo. È un problema vendere con margini bassi, questo già lo sapete. Il problema lì è perché dopo un po' non sapete dove far saltare fuori la roba. E se non potete fare pubblicità è veramente un problema. Quindi i margini devono essere alti, molto meglio vendere altospendenti, posizionarsi, e non è più difficile vendere una pizza a 50 euro che venderla a 5 euro, cioè sono miti. Ci sono persone che solo perché gli dici che costa 50 la comprano a 50, sto banalizzando ma neanche troppo, ok? In qualunque mercato c'è qualcuno che vende a 10 volte in più della media e non si capisce il perché, parte del perché è perché ha venduto 10 volte in più della media e non stava facendo nessuno, ma perché dovrebbero comprare da me? Intanto perché costi di più. Le persone associano una maggiore qualità, io per esempio, costa di più, prendiamo quello. Ci sarà un motivo se costa di più, a volte non c'è. Ripeto, la sto un po' facendo facile, però neanche così tanto, come credete. YouTube, come e perché? YouTube è molto importante, quindi se si può usare YouTube, io direi di usarlo. Non per forza voi,
Non voi personalmente, potrebbe essere una persona che rappresenta l'azienda, un reparto, un prodotto, dipende da quello che fate, adesso non lo so, potrebbe, se vendete, non lo so, pecore, potrebbe essere che fate fare un video al pastore che ve le fa a Pasqua, non lo so, adesso dipende. Però YouTube è particolarmente interessante, ha alcune caratteristiche interessanti, il primo è che ha un effetto compound, questo vuol dire che YouTube parte lento all'inizio, ma dopo un po' comincia ad andare sempre più veloce, perché le persone trovano i vostri video, che è la seconda cosa importante, guardano sempre più video, YouTube suggerisce i vostri video ai potenziali clienti, cominciano ad accumulare visualizzazioni che non ci interessano, ma nel senso che il canale cresce di visualizzazioni in target, quindi di clienti potenziali, e si creano degli asset di vendita, perché continuano a essere trovati anche tra 6 mesi, tra 3 mesi, tra 1 anno. Cosa che non c'è su Facebook, per esempio. Se voi fate un video su Facebook, dopo 2 giorni non lo vede più nessuno, a meno che non lo continuate a sponsorizzare. Cioè la pagina Facebook organicamente non si può fare, per chi ce l'ha è inutile. Facebook funziona con i soldi, scordatevi le robe organiche. Dopo che la pagina è cresciuta, cioè l'avete spinta con 300.000 euro, fate un post, qualcuno lo vede, ok? Ma dopo un po', dopo qualche giorno, il video non si trova più. Nessuno guarda i video su Facebook, vedete i video che vi passano di fronte, ma non cercate i video su Facebook, di solito andate su YouTube. E questo è importante a livello comportamentale. La seconda cosa è che per l'appunto li trovate organicamente, cioè uno è su YouTube a farsi gli affari propri, vede che c'è un video e sceglie di cliccarci, che è una roba della Madonna. La fase educativa su YouTube è bellissima, perché la persona comincia a consultare il video, poi ne consulta un altro, poi un altro ancora, poi un altro ancora, e poi dopo un po' compra, si riduce la trattativa, no? Questo ci capita anche a noi, no? Nella mia azienda una persona trova un mio video, poi un altro, al 10° video hai capito che non sono un truffatore, se c'è un link compri il corso, se ti senti con un venditore, molte delle domande, delle obiezioni di chi è Big Luca non lo chiedi più, perché hai seguito 10 video da un'ora, dopo 10 ore o non ti interessa, mi segui per entertainment, ma facciamo ripetizione, ripetizione, in mente Big Luca, in mente Big Luca. Non c'entra solo quello che monetizziamo adesso, ma anche quello che monetizziamo tra 3 mesi, tra 6 mesi, tra 1 anno, attenzione, quindi importante. Permette di creare asset di vendita perpetua e automatica, permette di acquisire visibilità se la sappiamo monetizzare, permette di distruggere il posizionamento altrui tramite il marketing educativo. Di nuovo, ci sono persone sicuramente nella vostra industria che commettono molte puttanate e voi non vi va bene, quindi voi educate il cliente potenziale alle potenziali criticità e a come potrebbe essere maltrattato se va dagli altri. Molto più, molto meglio se è vero, vi lascio decidere a voi, confini etici. Nella mia industria ci sono tutta una serie di problemi, alcuni li ho elencati, alcuni li sapete, quando ho detto web agency ad alcuni di voi si sono illuminati gli occhi, web agency, oh mamma mia, ma hanno detto anche a me che posso essere primo su Google, è una truffa, ve lo dico così almeno se vi capita, nessuno vi può garantire di essere primi su Google, non funziona, non lo può fare nessuno, quindi se ve l'hanno proposto vi hanno truffato, capita, è successo anche a me, ok? Quindi voi potete educare con un video di YouTube dicendo ti hanno proposto di essere primo su Google? È una truffa, perché non si può fare, la bacchetta magica non ce l'hanno, molto meglio il marketing che insegno io, compro il corso, ragazzi banalizzo ma ci capiamo, ok? Quindi permette di distruggere il posizionamento altrui, permette di creare una relazione molto forte con i clienti potenziali. Il fatto che ci sia una persona, un video, può essere un video montato, un collage senza le persone, di aiuto, cioè quando voi cercate un tutorial, delle informazioni, continuate a trovare la stessa persona, la stessa azienda che vi dà questa informazione, che diventa un punto di riferimento, il legame che avete è molto forte. Questo capita, ripeto, anche nella mia nicchia, persone che dicono mi sembra di conoscerti perché di solito sono in bagno col cellulare, guardano i miei video. Credo che sia un complimento, credo, mi dicono tutti guarda in bagno. Non ho capito. Va bene, ok, però la relazione è molto forte, va bene com'è? Benissimo. Ok, quindi molto molto forte, e questo è importante. Diminuisce drasticamente il tempo di trattativa, visto che le obiezioni e i dubbi sono risolte all'interno dei video, ne abbiamo già parlato, molto molto importante. Sono anche degli asset per i venditori, perché se c'è uno che non capisce, il venditore dice guarda, guarda questo video, è per te, ci risentiamo dopo. Ok? Quindi molto meglio. Cosa? Ah, niente, ok. Facilita il lancio di nuovi prodotti e servizi. Quando entrate al mercato con un nuovo prodotto, un nuovo servizio, una nuova cosa, un nuovo evento, una nuova, avete un canale dove dire questa cosa qui, che non è male, e avete anche un canale dove venderla.
quindi un canale in più che è già seguito, e le persone che vi seguono crescono nel tempo, quindi cosa molto buona. Permettono il VIP status. C'è un questa roba qui dell'essere online, l'ho sentita da parte di alcune persone, che sembra che sia quasi un giochino deprofessionalizzante, eccetera. Non è vero. Se voi fate un canale di YouTube ben fatto, diventate dei VIP. Cioè, l'avvocato che fa i video, ce n'è uno particolarmente, abbastanza conosciuto, quello di Questa è la legge, non so se vedete i suoi video, ha un posizionamento da VIP. Non so se sia bravo, se non sia bravo, però per esempio io mi sono detto, questo ne sa pacchi, perché su ogni video dà dei consigli su qualunque cosa, uno dice preparato su qualunque cosa. Questa è la mia impressione, ok? È famoso, è bravo, è posizionato, e se ho bisogno di un avvocato potrebbe venirmi in mente lui, cioè non è un pirlottolo secondo me, ok? Quindi permette di acquisire un VIP status, il fatto di essere visibile, famoso, di avere un canale, di avere dei contenuti fuori, fatti in un certo modo, cioè chi si deve presentare in un modo più elegante, ovviamente una persona che ha un'azienda di un certo tipo si presenta diversamente da un altro, ok? Cioè chi si deve vestire in un certo modo, cioè chi si può mettere a bagno in piscina, ok? Però permette di diventare dei VIP, e i VIP hanno un vantaggio giusto, perché chi è un VIP può chiedere più soldi di chi non è un VIP, appunto, ok? Quindi se tu non sei famoso non ti pagano 3.500 euro all'ora. Sorry, questo genera anche frustrazione, no? Non sono più pagati. Io, per esempio, vabbè, mi odiano perché personaggi che erano nell'industria, che si barcamenavano di qua e di là, poi è arrivato Big Luca, e anche se hai 10 anni che tu la meni con certe cose, io prendo più di te, no? Perché sono un VIP, quindi il VIP ha un vantaggio ingiusto. Marketing a risposta diretta, ecco, ripeto, questo è quello che dovete fare voi. Permette di tracciare le spese di ricavi, quindi quanto spendete e quanto ricavate da quella spesa, perché se non c'è questa relazione non si può fare niente, non possiamo capire quanto possiamo spendere per acquisire un cliente, perché non sappiamo quanti clienti tornano quando spendiamo, e quindi siamo completamente sempre a gambe all'aria. Permette quindi di ottimizzare il budget, ovviamente. Non piace alla web agency, loro non vogliono essere responsabili per la produzione di un introito monetario a fronte di una spesa pubblicitaria. Perché? Perché si vede se non capiscono niente. Non per niente le web agency mi odiano. E alcune sono state chiamate, uno studente che si è messo in contatto con una web agency, fa, perché guarda, io sono studente privato di Big Luca, dobbiamo fare, gli ha detto, Big Luca, è un truffatore, non capisce niente. Perché? Perché loro non vogliono questa correlazione oggettiva, perché dopo un po' voi spendete i soldi, gli dite, scusate, ma perché non tornano? Loro non vogliono essere accountable, cioè responsabili per questa cosa qui, perché non sono capaci molti di loro. Produrre risultati, siete imprenditori, lo sapete, cioè non è che piaccia a tutti. Noi guardiamo i risultati, a noi non ce ne frega niente, sei un venditore, mi devi far vedere che vendi le robe, non devi essere particolarmente simpatico, magari sei antipatico ma vendi benissimo e contano i risultati. Siete d'accordo? Quanti di voi credono che contino solo i risultati? Alzate le mani, guardate, vinto tutti, perché siamo imprenditori. E quindi il risultato, cioè io sto spendendo in pubblicità 1000, sì, ma quanto mi sta ritornando? Ok? Alla web agency non piace, ti parlano di visibilità, brand awareness lo possono fare le aziende miliardarie. Prada può non fare marketing a risposta diretta, va bene? O Missoni, giusto per dire, no, ok, va bene, ma perché sono brand famosissimi che sono arrivati a essere famosi con tutta una serie di cose anche che non conosciamo, perché a me danno fastidio gli esempi quando dicono, no, perché Apple, ma Apple quello che fa non lo sappiamo, che cacchio ne sappiamo, ha 350 miliardi in banca, ma dai, cosa stiamo dicendo? Non lo sappiamo. Però a meno che non abbiate dei grandissimi brand famosi dove praticamente solo la nomea va avanti da sola, che poi non è neanche detto, ma basta una piccola spinta, perché ci sono tutta una serie di situazioni, noi non possiamo permettercelo. Quindi marketing a risposta diretta per la maggior parte, quindi marketing tracciabile, cioè robe tracciabili. Vantaggi. Quando, che ore si sono fatte, Mirko? Da quanto è che blatterò? 2 ore sono, però dai, sì. Siamo messi male, eh? Pensavo allungato molto, ma mi hanno detto che ogni 2 minuti dice di call to action, invece mi hanno spaventato a morte, tu non hai idea, mi hanno spaventato, poi veramente è stata una cosa brutta, io dicevo a Donna, ieri ho detto domani questo mi parte con call to action, sono in difficoltà, ero lì in ansia, e non sono uscito per questo, avevo la crisi di panico, ero lì davanti allo specchio, call to action, ok, allora, quando facciamo pubblicità, grazie,
Grazie. Allora, i vantaggi. Quando facciamo pubblicità alla nostra azienda, spendiamo per uno spot radiofonico l'affissione di un cartellone pubblicitario o che, non riusciamo ad avere chiaro un ritorno economico sulla spesa pubblicitaria. ROAS invece è chiaro e facilmente calcolabile online. Allora, online noi possiamo calcolare il ROAS, questo slide vuol dire questo, e cioè immediatamente, per esempio con Facebook, noi possiamo capire quanto spendiamo e quanto guadagniamo, e noi abbiamo un ritorno sulla spesa pubblicitaria, che non è tutto ciò che ci serve, ma quantomeno è qualcosa, perché noi ovviamente possiamo essere a ROAS, ma non essere a ROI. Cioè noi possiamo mettere 1000 euro su Facebook, okay, e vendere prodotti per 2000, ma nel vendere quei 2000 di prodotti, le nostre spese per venderli, i costi, sono superiori a quello, allo spread tra quello che abbiamo speso e quello che abbiamo guadagnato, no? Che poi è la differenza tra lordo e netto, dovendola mettere giù così. Però quantomeno abbiamo un ritorno sull'ad spend, quello che si dice, ok, la spesa pubblicitaria. Questo è un vantaggio perché ci permette di capire quantomeno alcune tematiche di front-end, ed è particolarmente utile quando abbiamo prodotti e servizi che vengono dopo, cosa che dobbiamo avere, è un vantaggio che ci dà l'online. Una volta stabilita la strategia di acquisizione dei potenziali clienti, sappiamo cosa dobbiamo fare per educarli alla vendita, e infine vendiamo, sappiamo esattamente che ritorno abbiamo sull'investimento e possiamo a questo punto scalare. Sempre sul marketing a risposta diretta, ripeto, noi sappiamo quanto spendiamo, quanto guadagniamo, e solo quando abbiamo questo dato possiamo scalare. In un mondo perfetto noi potremmo partire subito a bomba, ma non lo possiamo fare, dobbiamo scalare piano piano, perché non sappiamo all'inizio quanto ci ritorna a fronte di quale investimento. Non si può fare, io non lo so, bisogna provare. Cioè, se io faccio pubblicità, quanto mi torna? E che cacchio ne so? Non so cosa c'hai da vendere, non so se sei a margine, non so se sei a budget, non so se sono bravi i venditori, non so la competizione, non lo so. Ci sono delle cifre, non ho messo foto perché non l'abbiamo ritenuto giusto, perché poi è fuorviante, però voi potreste fare delle campagne assurde, dove spendete 1000 e incassate 120.000, fatte il retargeting, dipende da quanto sono caldi i clienti su cui voi battete. Per esempio i miei clienti storici, quando faccio un lancio e faccio un retargeting con 1000 euro di ad, tutti lo vedono, dicono: ah, big, ha lanciato una nuova roba, compriamo. Quindi con 1000 faccio 120.000. Ma è sbagliato dire che con 1000 si può fare 120.000 in qualunque circostanza. Questo dipende da quanto sono calde le persone che vi guardano, quanto sono profilate, e eccetera. Quindi, però, assolutamente importante. Quindi facciamo un attimo una matematica veloce. Ipotizziamo di avere questa situazione. Qui siamo clienti a 10 euro l'uno, okay? Il nostro prodotto è venduto a 1000. Il nostro processo di marketing converte i nostri potenziali clienti con un tasso del 30%. Acquisiamo 100 potenziali clienti con un investimento pubblicitario di 1000, vendiamo al 30% di loro per un fatturato di 30.000. Abbiamo un ritorno sull'investimento pubblicitario di 29.000 e possiamo scalare il budget pubblicitario in modo tale da ottenere più risultati. Qui ci va una piccola precisazione. Non è possibile scalare all'infinito, ci sono dei limiti. Primo, c'è un limite di cash, no? Cioè a un certo punto, se noi ovviamente abbiamo un tempo di incubazione che dura tanto, non riusciamo a rientrare abbastanza velocemente dall'investimento per scalare, no? Cioè a un certo punto, siccome si fa con i soldi, e se i soldi nel conto non ci sono più, anche che siamo a ROI, cioè, cazzo, però tra un mese tornano 10 volte tanto, però se adesso il fondo cassa è vuoto, ripeto, noi dobbiamo ragionare con dei numeri che non sono quelli della Microsoft. Non possiamo spendere 20.000 euro al giorno e dimenticarci di andare in vacanza. Se siete in questa situazione, tutte le mie congratulazioni, però è una situazione molto difficile, cioè noi dobbiamo tenere costantemente monitorata la cassa, che sia alta per una piccola impresa o che sia bassa, ma comunque si parla di una cassa che non ha dentro 350 miliardi come la Apple. Quindi questa precisazione è importante. Un'altra precisazione è una precisazione di saturazione. Non è una tematica che vi interessa all'inizio, però esiste. Ci sono certe nicchie che sono, certi mercati che sono più grandi, certi mercati che sono più piccoli. Ok, questo è abbastanza ovvio, ci sono nicchie grandi, nicchie piccole. E a un certo punto potreste trovarvi, noi siamo in questa situazione, dove anche se volete spendere, Facebook per esempio non vi fa spendere, ok? Vi dice no, non lo spendi. Quindi io metto 2000 euro di budget al giorno, ma Facebook ne spende solo 1500, ok? Quindi questo vuol dire che hai saturato, adesso qualcuno si incavolerà se guarda questa registrazione, non è proprio così esatto, ci sono delle tecniche, dei metodi
di creare nuovi angoli di attacco per continuare lo sforzo pubblicitario, perché ripeto, a un certo livello poi la sfida, siccome converte il processo di marketing, è che tu non vedi l'ora di spendere. Io voglio più clienti potenziali, più lead, non ne voglio 120, dammi le 130, perché quei 10 in più io so che tra due mesi, ok? Quindi la sfida è, quando avete un sistema, un ecosistema di marketing che converte, chiaramente prendere più clienti potenziali possibili. Normale. Nel momento in cui siamo a ROI, alziamo le bidda, per forza. Quindi anche questo fondamentale. Tasso di conversione. Nell'esempio di prima ho detto che abbiamo un tasso di conversione del 30%. Possiamo agire su questo valore modificando il nostro processo di marketing. Implementando un team telefonico di venditori addestrati, siamo in grado di aumentare il nostro tasso di conversione, ma anche incrementare lo scontrino medio. Ecco, anche qui, per esempio, nel momento in cui noi ci accorgiamo che non possiamo sostenere uno sforzo pubblicitario per problemi di margini, i problemi di margini non si risolvono col marketing, ok? Ovvero sia, la matematica si deve aggiustare con la matematica. Il marketing risolve molte cose, non la matematica. Quindi se voi non avete i margini, andate in bancarotta se spendete. Dovete aggiustare prima i margini. Ora, per aggiustare i margini ci sono varie tecniche. La prima è aumentare lo scontrino medio, prendere più soldi alle stesse persone di prima. Se non lo facciamo è un problema, perché il problema di acquisire nuovi clienti e il problema di vendere una cosa che costa poco a tanti clienti è che all'inizio non abbiamo i soldi per andare a prenderci i clienti. Okay? Quindi funziona molto meglio averne pochi che ci pagano tanto. Se non siete in questo modello di business, è un tema, è una cosa da guardarvi. A un certo punto non potete spendere per acquisirli e costa comunque acquisire, avete un'operazione che regge l'impalcatura per marginare poco su tanti. E se qualcuno dei vostri competitor invece riesce a marginare tanto su pochi, mediamente vi fa il culo. È un fatto matematico. E questo non è aggiustabile col marketing. Cioè, è aggiustabile col marketing se gli fate upsell e cross-sell a quelli che avete per fare più soldi, ma se i margini non reggono è un problema matematico, e qua entra la matematica. Ecco, qui abbiamo degli esempi, ripeto, cose che sicuramente già sapete, per le opt-in page. Questo è un po' l'inizio di un processo di marketing a risposta diretta. Possiamo vedere un form di solito dove le persone ci lasciano i contatti per le ragioni più disparate. Potreste vedere questi materiali per esempio un report, un webinar, un qualcosa in cambio dei vostri dati. Questa è più o meno la media, potremmo parlarne per ore, ma la lasciamo così. Ti do il mio manualetto gratuito di informazioni, tu mi lasci i dati, hai una chiamata di 30 minuti gratis con un mio addetto per capire la tua situazione e darti una formulazione precisa, o comunque aiutarti, lasciaci i dati così ti chiamiamo. Guarda che ti mando a casa un libro che ti può aiutare, lasciami l'indirizzo di casa, no? È sempre uno scambio. Vi interesserà sapere che adesso è anche molto difficile farsi dare i dati, cioè bisogna lavorare. Prima era non tiro niente, dammi i dati. Adesso solo per farsi dare i dati bisogna prostituirsi, per il semplice motivo che chiaramente c'è stato un sacco di spam, un sacco di cose, ci sono persone che fanno un uso dei dati, che poi è il problema dell'inizio, se vi dicevo, no? Se vi ricordate che ho detto chi ha questi dati e cosa ci fa. Perché esiste lo spam, ci sono persone che vi chiamano dalla Bulgaria al telefono, tu comprare il prodotto non ci piace, quindi bisogna stare attenti. Quindi nome di email è il minimo, io direi anche il numero di telefono. Ora, questo non è chiaramente l'intervento giusto per andare nel dettaglio in certe cose, però differenti dati si chiedono per differenti cose. Ci sono quelli che si chiamano hard capture versus low capture, soft capture, scusate, quindi punti di ingresso più alti e più difficili che provano a profilare il cliente in modo migliore. Ci sono i miei studenti che hanno vari loop, per esempio, per farsi dare più dati, se un cliente vi dà più dati, mediamente più interessato, quindi costa di più farseli dare, ma possiamo anche poi spendere di più per continuare a fare marketing a questa persona. Ci sono pagine dedicate a raccogliere solo i dati dalle quali non si può uscire se non chiudendo il browser o lasciamo i dati. Ci sono le exit pop-up, te ne stai andando, non andartene, ti do questo regalino, dammi i tuoi dati. Si usano per cose diverse, non tutte vanno bene per tutti, bisogna essere abbastanza strategici sul quale usare, quando e perché, ok?
Però parliamo insomma di queste cose qui, quindi non tutti, questo è importante, cioè non è dai un PDF e fatti dare l'email, questa è una banalità che non funziona per molte persone, cioè in business magari di, ripeto, una pizzeria, il PDF non va bene, o un video non va bene, quindi bisogna pensare a delle cose, c'è un cellulare che parla, più o meno creativa, è lui il colpevole, l'EBITDA andrà giù. Ok, stava già facendo l'opt-in, era lì. Ok, quindi no, non a tutti si applica il PDF, non tutti dovrebbero fare un webinar, queste sono le solite cavolate di chi vende cose che non hanno senso, quindi però si parla, insomma, queste sono delle opt-in più o meno per avere i dati dei contatti. Ed è molto utile poi in fase di vendita avere altri dati, quindi se io ti chiedo nome, email, numero di telefono, quando sei un lead, quando compri, poi mi sganci anche l'indirizzo, perché volete avere più dati possibili, specialmente con Facebook, all'inizio costava pochissimo, adesso è un bagno di sangue, e all'inizio io dicevo acquisite tutti i dati che potete, perché il lead a 5 centesimi, se non casi eccezionali scompariranno, volete avere un nutrito database e potenziale e di clienti, e aver pagato poco queste informazioni. Ripeto, c'è chi non legge le email funzionano ancora molto bene, peraltro ma non sono sufficienti, ricevere qualcosa di cartaceo potrebbe, un'offerta speciale personalizzata cartacea per esempio è molto impattante, ci sono cose che non vanno bene digitali, ci sono cose che non vanno bene cartacee, ok? Quindi attenzione, perché è importante acquisire i contatti dei nostri potenziali clienti, convertirli in clienti, costruire un database di futura monetizzazione, abbiamo già detto, contattarli telefonicamente, offerte personalizzate, non ci dilunghiamo. Ecco perché dobbiamo avere più dati possibili anche dei nostri già clienti, per comunicare loro le novità dell'azienda e venderle ancora, per proporre upsell e cross-sell, per mandare loro materiale pubblicitario ad hoc per i già clienti, proporre nuovi prodotti, per fare un follow-up continuo, non uscire dalla loro vita. Ripeto, dobbiamo continuare ad essere nella loro vita. Questo è un problema per chi ha pochi prodotti e servizi, che dopo un po' non abbiamo più niente da vendere. E questo è un problema, perché dobbiamo continuamente, no, spremere queste persone qua, ovviamente dando loro prodotti e servizi di valore, ma continuamente, cioè vi dovete occupare proprio di vendere, far transitare i soldini dal loro portafoglio al vostro, voi siete molto più responsabili di loro, investite, siete persone, quindi molto meglio così. Questo è quello che penso io, quindi continuare a fare offerte, continuare, perché se no vanno dai competitor, se no buttano soldi altrove e noi non vogliamo questo, ok? Specie in business particolarmente delicati come la mia nicchia, cioè prendere le informazioni della persona sbagliata per un imprenditore può voler dire buttare via un sacco di soldi, quindi se vogliamo è anche un dovere morale. Questo è molto importante, offerte, cross-sell, upsell. Allora, i follow-up si possono fare in vari modi, email, telefono, cartaceo, combinato multiplo, ok? L'email è il minimo, mandare delle email. Ora, le email hanno un costo, non sono gratis. Il costo è la perdita di attenzione da parte di chi vi segue. Quindi noi mandiamo delle email inutili, io ho ottenuto la sua email che lui mi ha dato con tanta fatica, ho pagato per avere la sua email, lui è un cliente potenziale, gli invio email inutili, poco interessanti, noiose, e lui dopo un po' si disiscrive, dice basta, io non voglio più ricevere questi materiali. Quindi ho pagato, ovviamente qualcuno si disiscriverà, questo è pacifico, però se avete un tasso di disiscrizione troppo alto è un problema, è assolutamente un problema perché avete pagato per una cosa che adesso non avete. Peccato capitale essere noiosi e marketing, la pubblicità, quindi la noia non va bene, non va bene. Se noi pagassimo ogni mail che inviamo saremmo molto meno sloppy, si dice in inglese, no? Cioè molto meno casual nello scrivere le email, nell'inviarlo, penseremo, peseremo ogni parola. Col fatto che c'è spazio limitato per un'email, perché non paghiamo per ogni lettera, cosa che invece paghiamo per esempio in un inserto pubblicitario cartaceo, ci dicono tu paghi per 500 parole. Bene, queste 500 parole noi le pesiamo, diciamo no, perché allora questa parola magari non va bene, sicuramente non facciamo errori grammaticali, eccetera, cioè nelle email invece sciambola, quindi non va bene. Telefono, stessa cosa, ok? Quindi possiamo avere dei venditori, degli addetti che chiamano e saltuariamente per la vendita e per spiegazione, dipende dal vostro modello di business, clienti potenziali e già clienti. È bene fare continuamente offerte, ripeto, continuamente, senza pietà. Cartaceo, possiamo inviare dei pacchi, dei depliant,
degli inserti, delle newsletter, delle cose più o meno interessanti, delle offerte ad hoc, col nome, con la firma dell'azienda, si possono fare delle cose carine, regali di Natale con offerta, quindi ciao, ci siamo ricordati di te, sicuramente vuoi comprare anche questo, quindi no. La vita è un dot des, quindi ripeto, multiplo vuol dire che possiamo fare delle azioni combinate, quindi gli diciamo per email che gli sta arrivando la telefonata del venditore, il venditore gli dice di andare nella casella della posta perché c'è un cartaceo, ok? Chiaramente ci sono altri mezzi, potremmo spedire un piccione viaggiatore o cose del genere, ci sono metodi molto creativi per farlo, però giusto per riassumere e per essere brevi, questi sono più o meno i principali. Follow-up email, esempio, potenziale cliente che ha espresso interesse sulla nostra azienda e i nostri prodotti lasciando i suoi dati per ottenere un catalogo dei nostri prodotti. Quindi la nostra azienda e i nostri prodotti lasciando i suoi dati, ok, quindi ha lasciato i dati, in questo caso di solito ovviamente l'indirizzo per ricevere il cartaceo è obbligatorio e possiamo inviare un catalogo. Ora bene che per esempio dopo il catalogo un venditore chiami dicendo ciao, hai visto il catalogo, cosa vuoi comprare? Ok, cosa vuoi comprare? Sei pronto a comprare? In che modo vuoi pagare? Quindi non vuoi comprare o no, gliela cambiamo, cosa vuoi comprare? Questo ve lo fanno anche al bar, per esempio. E quale brioche vuoi insieme al caffè? Non ti chiedono se la vuoi. Aumenta il tasso di conversione in modo assurdo. Bene. Allora. Follow up. A quel punto mandiamo periodicamente email al nostro potenziale cliente con lo scopo di rispondere alle possibili obiezioni del nostro prodotto. Follow up telefonico. Potenziale cliente che ha espresso interesse nella nostra azienda e nei nostri prodotti, lasciando i suoi dati, compreso il telefono, per prenotare una chiamata con un consulente. Quindi questo è un po', diciamo, lo schema classico, quindi online verso poi il venditore. Palleggiatevela tra lead generation online e contatto telefonico con un venditore. Il motivo per cui volete un umano che gestisca questa cosa, oltre alle email e tutte queste altre cose, è perché mentre le email arrivano con una scadenza programmata e sì, potete segmentare, ma in qualche modo sono impersonali, c'è una relazione personale con un venditore. Questa cosa qua, ripeto, il web non l'ha sostituita, eh? Molti provano a fare le cose automatiche con l'email o con i webinar perché dicono online deve essere tutto automatico, mentre invece anche le aziende di informazioni intangibili fanno ampio uso di venditori, noi soprattutto. Vabbè, qua possiamo andare avanti, insomma ci siamo capiti. Ho fatto un esempio di segmentazione, okay? Quindi ci sono dei software che vi consentono di fare un follow up specifico a seconda delle azioni che compiono i vostri clienti potenziali. Ora, io non consiglio di fare una segmentazione troppo aggressiva, addirittura non consiglio di segmentare se siete all'inizio, per il semplice motivo che avete magari un database troppo piccolo e aggiunge complessità. La traiettoria comunque è che noi possiamo avere diverse pagine cattura contatto, vari asset che portano clienti potenziali, e un cliente che potenziale che entra da YouTube, gli facciamo vedere delle email e lo chiamiamo in un certo modo perché il software capisce che arriva da YouTube, chi arriva invece da Facebook riceve un altro follow up, chi gli viene fatto un'offerta ma la rifiuta viene messo in un'altra lista dove gli viene fatto un downsell, ok? È tutto segmentato in questo modo automatico a livello di email, oppure a un certo punto il software dice al venditore guarda che devi chiamare questo che non ha visto l'offerta A, ha visto solo la B, quindi non parlargli di A. Ecco qui che avviene la profilazione più profilata, ancora più profilata, perché chiaramente sei una categoria di una sottocategoria di una nicchia e quindi proprio ti parlo in modo specifico. Quindi c'è chi ha visto il webinar e ha visto l'offerta che io ho fatto al webinar ma non ha comprato, ma è uno che ha già comprato corsi da noi, quindi ha già comprato corsi della Big Luca, ha visto il webinar, ha visto quanto costa l'offerta e non ha comprato. La prima cosa che gli dice il venditore è stavolta perché non ti è piaciuto, perché glielo può dire, perché è strano che non abbia comprato, perché lo sappiamo dalla nostra segmentazione, per dire. E quindi è molto più personale il rapporto. Serve chiaramente un software che faccia questo. È impensabile farlo a mano. Okay? Quindi è una cosa che è possibile. Potenziale clienti, clienti promozioni, offerte, insomma, ci siamo capiti. Esempi di funnel di vendita di prodotti fisici, YouTube, link diretto acquisto. Funziona molto bene far acquistare direttamente da YouTube. Quindi video di YouTube, link acquisto diretto. Questo per esempio, magari non è il vostro caso, per chi vende informazioni è ottimo. Ok? Sono state riempite sale, generati milioni, ok, con questa roba qui. La tendenza
di prima era innanzitutto non usare YouTube, ok? Perché non si usava. Ma di mettere il link su YouTube della pagina Cattura Contatti. E questa cosa può andare bene, però visto che YouTube svolge questo meccanismo educativo che fa diventare le persone nostre amiche, le persone si sentono coinvolte nella nostra azienda e entrano proprio nel mood, non c'è neanche bisogno dei loro contatti. I loro contatti li acquisiamo perché comprano, e quindi ci facciamo una lista di compratori da YouTube di cui non abbiamo il contatto diretto per fargli offerte, ma possono comprare direttamente e diventano una lista di compratori. Funnel vendita di prodotti fisici, per esempio landing page, chi non compra follow up di email, quindi avete una segmentazione, vendete un prodotto fisico, la persona lo mette nel carrello oppure clicca in diverse parti del vostro sito, ripeto, questa è una componente tecnica che può sbrigare un tecnico, la persona non compra, riceve un follow up di email. Questo possiamo guardarlo quando voi comprate online, quando voi siete sui siti anche Amazon. Stavate per comprare quella videocamera, stavate per comprare quel paio di scarpe, poi andate su Facebook o anche con l'email dicendo ti sei dimenticato di premere, oppure il tuo carrello è ancora pieno, hai lasciato il carrello con la merce, il carrello digitale. Lo possiamo fare sia con retargeting sia con l'email, però è sicuramente un uso che viene fatto e che ci può essere utile. Abbiamo Facebook Ads, Open Page, VSL e vendita, per esempio. Quindi qui abbiamo da Facebook, gli ads di Facebook non vanno direttamente sull'offerta, a meno che non si tratta di ads di retargeting. Quindi se fate un annuncio pubblicitario su Facebook, non li mandate sull'offerta diretta il più delle volte, ma è molto più conveniente mandarli su una pagina cattura contatto, dargli qualcosa di valore. Possiamo poi fargli aprire una pagina di vendita automaticamente dopo che ce li hanno dati, però provare. No, si chiama lead generation, quindi paghiamo per avere contatti, proprio perché su Facebook la componente organica non c'è. O paghiamo e spingiamo il contenuto oppure no. Se pago e spingo il contenuto voglio i tuoi dati. Se tu raggiungi l'uso delle videocamere, te che cazzo, perché mi tracciano. Ok, si chiama retargeting, questa è una cosa molto utile. E lì invece si fa ovviamente l'acquisto con la pagina diretta, sarebbe stupido chiedervi dati, perché già vi stanno retargetizzando, stavate già guardando la videocamera, la state comprando, è inutile lasciare i dati. Dai, compra, no? Spingere alla vendita. Quindi vedete che dipende cosa stiamo facendo, la parola d'ordine sempre dipende. Fonti di traffico online, adesso vado veloce così poi magari mi possono fare due domande, ok? Non pensavo che sarebbe durato di tanto. Traffico organico, traffico a pagamento. Traffico organico è quando i clienti potenziali trovano noi, Google, YouTube, tutto ciò che non stiamo pagando con soldi per spingere, ok? Fonti di traffico organico sono tutte quelle fonti che non necessitano di un investimento per funzionare, possono permetterci di ottenere risultati una volta impostati, indipendentemente dal nostro sforzo, dalla nostra attenzione. Organico, per esempio, appunto, il blog, veramente classico esempio, canale YouTube, SEO, Search Engine Optimization, ok, sul sito internet, un sito è organico. Le persone, per esempio, la prima cosa, quello che si faceva prima è faccio il sito, adesso il sito è una cosa, per esempio, molto trascurabile. Molte attività possono non avere un sito, molto più importante avere una pubblicità e una sorta di funnel, ok, quindi faccia delle offerte. Il fatto di trovare il sito è un po' una cosa abbastanza non vecchia, ma non è per forza la cosa principale ad oggi. In questo modo abbiamo degli asset online in grado di generare contatti di potenziali clienti e vendite che non stiamo spendendo, non stiamo attivamente generando traffico. Fonte di traffico a pagamento, grazie al nostro investimento, attraverso queste fonti di traffico a pagamento possiamo decidere noi l'obiettivo e programmare il risultato voluto. Ripeto, è da un'estrema confidence, un'estrema fiducia il fatto che voi possiate dire io se spendo tot mi arrivano X clienti potenziali e X vendite, avete una programmazione, una sicurezza di vendite che arrivano completamente diverse. Sapete in media quante trattative avranno i venditori e quindi questo è un vantaggio. Se vogliamo ottenere contatti di potenziali clienti possiamo farlo, se vogliamo invitare le persone a visitare il nostro punto vendita possiamo farlo, se vogliamo vendere online possiamo farlo. Pagamento, Facebook Ads, Google Ads e altre. Possiamo controllare l'investimento impostando budget giornaliero e scegliendo l'obiettivo desiderato. Ora l'obiettivo potrebbe essere la generazione di nuovi contatti, la vendita diretta, il traffico presso il nostro sito, che è da evitare, ok?
Il traffico è da evitare perché non vogliamo generare traffico, noi vogliamo contatti di clienti e convertirli. Non solo, ma generare traffico verso un sito che non è ottimizzato per vendere, ma che è semplicemente un sito vetrine, speriamo che qualcuno compra, non è marketing a risposta diretta. Ok, in quanto è intracciabile. Perché voi potete spendere 1000, poi nel mese arrivano 5000 di vendite, ma come fate a sapere se sono arrivate da quella spesa o da vendite che sarebbero arrivate lo stesso? E questo è un problema, soprattutto in termini di scale-up. Vantaggio di usare fonti di traffico a pagamento è proprio della possibilità di poter diventare onnipresente, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo a intercettare il nostro potenziale cliente mentre naviga in su Facebook. Ecco, Facebook è uno strumento veramente molto utile per farci business, per fare gli ads, gli annunci. Non è uno strumento particolarmente utile per fare altro, quindi vi consiglio di eliminarlo dalle vostre vite, di lasciarlo in mano al vostro staff. Io l'ho fatto, se volete una cosa che vi dà risultati in 2 giorni netti, e di eliminarvi completamente dai social media, ok? Mirko non è d'accordo, io però l'ho fatto, vi posso dire che gli effetti di focus e di positività eccetera sono assurdi. No, innanzitutto, vabbè, queste sono alcune cose che vi posso consigliare: eliminate le notifiche dai cellulari, se avete le notifiche non va bene, notifiche dai cellulari, SMS, WhatsApp, eliminate. Okay, voi non permettereste questa cosa in altri ambienti. Siete imprenditori, avete l'ufficio delegato, siete irraggiungibili, avete la segretaria, però porca di quella misera vi trilla il cellulare, non va bene. Okay? Social media stessa cosa, gente che vi scrive su WhatsApp per dirvi che voi non avete risposto a Messenger, io ti tiro due sberle. Cioè io ero, no, situazioni assurde, uno mi ha scritto su WhatsApp e mi ha scritto su Telegram, oh, sono qui, parlami, e vi possono disturbare, le persone vi disturbano. Questo sarebbe tutto un altro seminario, ma Facebook va bene per lavorare, occhio, perché diventa molto molto rapidamente un problema. Quindi specie se siete persone che anche giustamente le prime volte non potete abdicare, e delegare e abdicare non è la stessa cosa, ma per alcuni lo è, volete all'inizio capire come funziona questa storia di Facebook, il marketing che Big Luca mi ha detto eccetera, quindi volete avere ancora un ruolo un po' operativo per non sprecare soldi, perché sennò vi truffano, vi ritrovate ad avere poi le notifiche, i messaggi, perché c'è una pagina della vostra attività che riceve dei messaggi e poi le persone commentano sotto le sponsorizzate, quindi vi ritrovate a defocalizzarvi e questa cosa non va bene assolutamente. Ecco, è vietato guardare le notifiche sotto le sponsorizzate di Facebook, non si può fare, non è un feedback, ok? Non dovete guardare quello che vi scrivono. Non sono l'unico feedback sono le vendite, quindi alcuni vi insulteranno, voi non lo dovete guardare, ok? Facebook ci permette di selezionare il nostro pubblico target in modo tale da poterlo bersagliare con precisione, in modo da non disperdere budget sul pubblico non in target. Vi interesserà sapere che voi potete fare l'upload del vostro database su Facebook e far vedere gli ads solo a chi è contenuto nella vostra lista, quindi tutto molto targetizzato. Voi avete 300 clienti che hanno comprato un vostro prodotto, lo mettete su Facebook e dite a Facebook di far vedere un'offerta complementare a quel prodotto solo a quei 300. Molto, molto profilato. Facebook è l'unica piattaforma che offre questo, quindi è uno strumento molto, molto potente. Guardare il video che c'è qualcuno che fa pubblicità. Peraltro vi consiglio caldamente di installare YouTube Premium, 14 euro al mese, di eliminate la pubblicità. Si può farci, sì, no, perché se no non si riesce a stare, ci sono cose improponibili, quindi ho eliminato, perché così il competitor non si fa la pubblicità sul mio canale. Io posso farmi pubblicità su loro, perché Google ti paga per attivare la pubblicità sul tuo canale. Il problema è che ti paga, cioè io non guadagno dalla pubblicità di Google, non me ne frega niente, guadagno qualcosa come $1000 al mese, rinuncio, ma così i competitor non possono usare il mio canale per farsi pubblicità. Vi consiglio di fare la stessa cosa. Motore di ricerca numero uno al mondo è andare a colpire la domanda consapevole del nostro potenziale cliente. Possiamo essere sempre davanti agli occhi del nostro potenziale cliente che sta cercando la soluzione al suo problema. E andiamo a manipolare la scelta del nostro potenziale cliente senza permettere di comprare il nostro prodotto con quello di comparare il nostro prodotto con il nostro competitor, perché davanti ai loro occhi ci siamo solo. No? Considerazioni. Vuoi che smetto? Andiamo alle domande, Mirko? Vai. Ok. Tanto abbiamo quasi finito. Specialmente per quanto riguarda i business fisici, ancora in pochi sfruttano pieno il loro potenziale. Ok, quindi bisogna assolutamente sfruttare pubblicità online,
marketing, bisogna capire come funziona, non bisogna dire no, ma io queste cose qui non le faccio, non si applicano, le robe lì dei giovanotti, io ho la mia età, no, ok, assolutamente, assolutamente no, questo lo fate dire alla vostra competizione. La competizione è ancora poca, meno vinto, perché già in molti hanno constatato l'importanza di essere presente online. È chiaro che nessuna cosa con poca competizione dura per sempre. Quindi bisogna entrare in questi strumenti, in queste strategie, bisogna cominciare ad usarli. Abbiamo potuto constatare che tra competitor della stessa nicchia, chi capisce e utilizza una corretta strategia di marketing che integra l'online e l'offline ha più risultati di chi si affida solo all'online. E questo discorso qua, questa slide vale un sacco. Sì. Allora, il commercialista sta al bilancio come l'imprenditore deve conoscere questa roba qua che abbiamo detto stamattina. Perché se tu non la conosci, non sai attuare questa strategia. Se tu non sei al bilancio, non sai investire. Stessa roba. E caschi nelle web agency che ci vanno. Esatto. No, non tutte. Cioè una web agency? Ai, urca, mi guardava, mi sembrava che amichevole, mi sorrideva come per dopo ti faccio il culo. Era lì che mi guardava, sì, e io dicevo, sicuramente è una truffata da nuove veges. Quindi la continuavo a guardare, non so, pranzo, mamma. Sì, però avvertimi, cioè, perché poi si fanno delle figure anche per me. Comunque, questa slide qui è importante, non è uno scherzo, poi affidatevi alle cure della signora, quindi sicuramente vi tratterà benissimo. Ok? Quindi non tutte le web agency sono uguali, lo diciamo perché è perfetto. Bene, molto spesso chi fa uso di strategie di online marketing conquista quote di mercato importanti ai competitor che non le utilizza in modo non corretto. E questo è chiaro. Cioè, se voi non siete presenti in certi posti, quelle quote di mercato, di clienti potenziali che non sono diventati clienti perché non li cagate, rimarranno lì a essere poi monetizzati da altri. Un'azienda che non comprende l'importanza di utilizzare il marketing online è un'azienda a rischio, perché qualsiasi competitor potrebbe tagliarvi fuori dal mercato molto facilmente. Se già, non lo stanno facendo. Ti ho finito. Signore, questa è la presentazione, spero che vi sia piaciuta. Bravo, bravo, bravo. Qualcuno ha detto break e altre cose. Quando abbiamo qualcuno che ha dimostrato, che dimostra, dobbiamo succhiargli le dita. Ok, cioè, nel senso che ce l'abbiamo di funzione. Io dico solo una cosa: una volta incontrai un imprenditore importante a Londra e avevo poco tempo per chiedere dall'hotel in un ristorante. Chiamo il taxi e gli dico: lei deve fare il percorso più lungo di Londra. E questo qua, dopo un quarto d'ora, 20 minuti che io parlavo e lo succhiavo. E mi dice, ma c'è strano, io conosco Londra, ma stai facendo una pace. Sai, nazista, voglione. E quindi, dopo mezz'ora sto qua, e non sto sbagliato strano. Ma no, è uno che aveva iniziato e io continuavo. Insomma, dopo un'ora eravamo 15 minuti dal ristorante, il tassista si gira, c'è un posto. La prima volta che ho visto lui dal vivo, ho preso 30 pagine di appunti. Sì, vero, sì, no? sì. Gli ho mandato 30 pagine di appunti. Quindi chi vuole scriversi, scrive sulle ginocchia, sulle dita, non lo so, si scrive dove vuole, ma prende appunti, perché quello che ha detto sono sacrosante verità. Poi domande. Sì, allora chi vuole fare delle domande rispondiamo. C'è il microfono, chiamate. Anche la sì. LinkedIn. C'era lui. In piedi e forte. Vai, col microfono. Ma c'è un minimo di eco, Mirko, lo vedi, sto fischio? Ma facciamo fare. No, fai io.
Ecco, se, tu non va per il microfono. Allora, ciao, è la domanda. Yes. Come replichi la piattaforma di Infine? O se ci sono altre piattaforme di Infine un po' più performanti? Sì, una vale l'altra, non conta. Allora, le piattaforme non sono in marketing, quindi non ve ne deve fregare niente. Un funnel è un funnel, dove lo fai non conta. Non vi dà nessuna. Gli strumenti non sono del marketing, questa è la prima cosa che dovete imparare. La strategia di marketing, uso degli strumenti, non conta niente quali usate, se non per cose altissimamente tecniche. Non ci sì, ClickFunnels, va bene. Noi usiamo ClickFunnels. C'è Lead Pages, c'è. Ci fosse qua il mio Simone Caroni, ti farei rispondere con più precisione. Comunque sono. Un funnel, cioè per fare una pagina non conta, non è che se lo fai con un software converte nei, no, ok, quelli sono strumenti. LinkedIn, ok. Ormai non hai parlato di LinkedIn. Sì, perché è uno strumento, quindi si può usare all'interno di una strategia, cioè se per il tuo business tu reputi che devi essere visibile però per convertire su LinkedIn lo aggiungi, ripeto, lo strumento o la piattaforma, non solo il marketing, voi dovete andare sulla piattaforma che volete, ma il marketing, cioè la conversione di clienti potenziali, clienti, è una strategia. Ok? Cioè, vuol dire, tu pensi che il venditore debba andare in giro con una macchina station wagon o una Ferrari? Dipende. Cioè, quindi è sbagliata la Ferrari? No, dipende. Ok? Quindi LinkedIn va bene, comunque, molto bene, specie per i professionisti. Quindi consulenti, avvocati, commercialisti. E si possono fare anche ads su LinkedIn. Si possono fare, scusa? Annunci, ads. Si possono fare, sì. Sì, sì, va bene. Lui. Rischi del bot di Facebook? No, fa schifo il bot di Facebook. Anche lì è uno strumento, cioè non combini niente facendo il bot. Cosa dice il bot? Dove li manda? Come ci arriva? Questa è la strategia. Ok? Il bot di Facebook non sostituisce l'email, quindi se te lo bannano perdi i clienti, i contatti, se non hai acquisito. Il bot di Facebook deve dare il link di un opt-in. Per chi non sa cos'è il bot di Facebook, sono i messaggi automatici di Facebook, della chat, che tu pensi di dialogare con un umano, invece è un robot, ok? Anche lì, si usa o non si usa, dipende da quello che fate. Voi pensate che i vostri clienti potenziali gli piace discutere con un robot? Ok, dipende, per una tematica di customer service, hai questo problema o quest'altro, può farlo un robot. Quando voi chiamate la banca e vi risponde un robot, ti girano molto le palle. Ok, quindi dipende anche lì, però non i dati dei clienti potenziali devono essere nel vostro database e fate sempre un backup, eh? Nessuna piattaforma è un'alternativa ad avere una lista email, nomi e indirizzi, perché Facebook lo possono togliere. È il motivo per cui noi abbiamo una piattaforma proprietaria per i corsi, non solo noi, perché per i corsi, per esempio, si usa una piattaforma, si chiama Kajabi, non so se... solo che da Kajabi mi puoi bannare. Tu dici, perché ti dovrebbero bannare e perché no? Non lo so. Perciò gli asset devono essere quanto più proprietari possibili, specie se si ha un volume d'affari notevole. Quindi dipende. Comunque non ho contezza di grandi cose fatte con un bot. C'è stata una moda, in America ogni anno ti vendono una cazzata di bot. Okay. Luca, se dovessi dare un consiglio, dov'è? Ecco. Un consiglio a chi ha come me 10.000 contatti di clienti che hanno manifestato interesse in passato e non ci ho fatto molto con questi. Prima strategia da usare su una realtà del genere. E cosa vendi? Prodotti business to business, macchinari e consumabili per la sublimazione. Per la che? Personalizzazione, scusa. Ok, va bene, fa niente. Non ho capito, ma tanto non concentra. Ok, ci sono delle campagne di riattivazione che puoi fare. Ok, ci sono varie tecniche, puoi usare quella dei biscottini o quella dei 3 giorni. Te la faccio semplice, tu prendi questi contatti qua, inizi a inviare informazioni di valore senza vendere e riattivi la relazione, poi gli fai un'offerta. Molto semplice. Bisogna continuare a tenere viva la lista. Quindi non hanno comprato da te all'epoca, non hanno comprato perché non gli hai venduto una cosa che a loro interessava così tanto, oppure una cosa che gli interessava così tanto in quel momento, perché magari tu vendi macchine da 100.000 euro, tutti hanno 100.000 euro nel corso di una vita, magari c'è chi non ce li aveva allora,
Quindi dice, ciao, sai che succede, non so cosa sia di valore nella tua industria, ma sono sicuro che gli puoi fornire delle informazioni rilevanti. Una volta, due volte, tre volte. Ah, a proposito, guarda che chiama anche il consulente perché possiamo farti un'offerta o quello che è. Quindi gli mandi 2, 3, 4 cartacei o email o tutti e due di valore, di qualcosa che a loro possa interessare, poi non so cos'è, e l'ultima tecnologia della sublimazione, e poi fai l'offerta. Si chiama campagna di riattivazione. Si usa anche, si usa per tutti i business, liste morte, per riattivare le liste, ci sono vari metodi, questo è uno, valore, 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 offerta, che in realtà poi è la stessa cosa che fai normalmente, semplicemente hai smesso di farla. E un'altra cosa è che io avrei anche un downsell, quindi non so se tu venda una sola cosa, se puoi vendere delle variazioni, puoi fare una campagna dove per tre volte gli pitch una cosa e poi gli cominci a pitchare un'altra, quindi gli vendi un'altra cosa, perché tu puoi affidarti a me, per esempio, e, cioè, tu magari sei interessato a informazioni di online marketing, ok? Però se io ti dico compra un corso 100.000 e sono giovani talentuosi, affamati, sono tutti i miei ex studenti e anche studenti correnti che hanno fame di imparare, non sono normali, tutta gente molto disadattata. Di solito gente a cui è stata diagnosticata, non so, il deficit dell'attenzione, chiamiamola quelle puntanate lì, ma cioè, tutti noi siamo dislessici, cioè, ok, quindi bisogna reclutare persone così. I giovani sono fantastici, sono due categorie, o killer, cioè proprio gente che non dorme, dedicati, motivati, che vogliono spaccare tutto, eccetera, oppure cannonari, gente che ti parla di diritti, non si capisce a che cosa alludano, no, perché io mi merito, delle cose assurde. E quindi, vabbè, però te lo dicono, sono stupido e quelli non li assumi. Quindi, per talento, e non diventano molto bravi fino ai 6 mesi, diciamo, con noi. Cioè, ci vogliono comunque 6 mesi di training. Però vai a fare training su ottime basi. La cosa è la fame. La fame non si insegna. Quindi tutte le persone della Big Luca, o quasi, forse tranne una sola percentuale, quindi dopo un po' partono a gratis per un mese, poi 1000 euro, dimostrano, quando vedo di potermi fidare, adesso ti dico come faccio, cerco di metterli a percentuale, perché è molto difficile chiedergli di non dormire se non hanno comunque un mordente, ma economico anche proprio di percentuale, cioè diventano non degli shareholder, degli stakeholder, ma comunque partecipano, cioè al lucro plenario, molto difficile farlo se non hanno una percentuale. Quindi i miei collaboratori guadagnano molto molto bene, io venditori che hanno fatto anche in 15 giorni in realtà più di 20.000 euro, quindi hanno 18 anni, 20 anni, 21 anni, poi annuisce, quindi è d'accordo, che ma è così, ex dirigenti senior, e loro non riescono, cioè loro delegano e hanno anche questo modo molto dittatoriale o fintamente amichevole di controllare. Ricordami quello che stai facendo, non glielo puoi dire a un intelligente, ti manda a fare il culo, si capisce che non ti fidi, lo stai prendendo per il culo. Dopo un mese, cioè, va. Sì, quello, com'è che? No, ecco, stai facendo quello, ma sì, no, bravo, volevo controllare, basta, l'hai steso un col talento, no, col talento lo devi anche lasciare in pace. Ok, quindi io gli faccio gestire un progetto, gli dico cazzi tuoi di come lo fai. Quindi, per esempio, i miei manager non sono manager perché hanno 100 persone sotto, magari altri leader non ce l'hanno, però gli dico: se devi curare un progetto, assumi, hai un budget, fallo tu. Serve quest'area qui, vai. Hai già il budget approvato, devono poter spendere senza chiederti entro un certo limite, ovviamente. E già dagli responsabilità. Perché io, per esempio, ho avuto dei collaboratori che finché non gli ho detto sei libero di decidere, non brillavano, non gli venivano idee, così. E poi ti servono solo giocatori di Serie A, perché in un'azienda che fa qualche milione e tu hai 15 collaboratori, se ce n'è uno che non lavora, oppure l'azienda miliardaria non si nasconde, nella mia azienda non si può, non ti nasconde. Quindi, e poi ho persone che controllano altre persone. Abbiamo delle politiche, siamo un'azienda remota, non c'è l'ufficio. Quindi io sto a Dubai e tutti gli altri sono dislocati intorno al mondo. Portogallo, il CEO a Dubai, e qualcuno poco in Italia, Spagna, eccetera. Quindi abbiamo per esempio una politica anti-gossip. Non si può fare gossip. Se c'è un problema, una delle regole lo devi dire al leader che sta sopra e non lateralmente o in giù. Cioè, la negatività la spari su, la positività la spari di lato, la spari in giù. Cioè, se hai una buona notizia lo puoi dire a chiunque. Se c'è un problema, lo dici solo a chi può risolverlo, non ti lamenti con gli altri, perché non serve.
gossip, questo è inaccettabile. E abbiamo anche una politica dove degli altri formatori non parliamo, anche se vedi le nostre riunioni, su qualcuno a cui vogliamo particolarmente bene facciamo qualche battuta, però fondamentalmente non entriamo in un discorso di cattiveria, gratuito, di parlare dietro, eccetera, e non sono accettabili chat private dove le persone parlano male di altri, no, non si fa. Quindi il momento di cazzeggio, due minuti, la battutina, visto quello, ok, ci sta, poi dopodiché dobbiamo lavorare, quindi non abbiamo tempo da perdere, anche perché ci dobbiamo far copiare. Ok. Poi altre cose? Sì, tento di ridurre al minimo le persone. Cioè, se tu vuoi avere il numero minimo di persone che fanno il massimo, devono essere dei killer dedicati, eccetera. Quindi i loro valori devono matchare quello che tu fai. C'è uno che sì, mando le email, ma vediamo, eccetera, cioè, va bene. E poi devi anche avere un clima aziendale frizzante, perché se no uno talentuoso si rompe, perché il talentuoso non vuole sempre solo i soldi, poi giustamente c'è anche una gratificazione economica. Io tendo a essere abbastanza di manica larga, a volte troppo, però secondo me va bene incentivare, do amo più spazio, no? Molti miei collaboratori hanno le American Express aziendali, ok, vai, spendi, sì, non devi farlo vedere, cioè li faccio anche sentire non importanti, alla fine non sono, possono svuotarmi anche qualche bel conto. Poi ci sono delle misure di protezione, però comunque sono responsabilità. Comunque donna è ancora fare la spende più di tutto. Prossima domanda, questa. Francesca, vai. Allora, praticamente vincere, cioè avere dei progetti che sono interessanti. Noi siamo i leader di mercato per quello che facciamo, conquistiamo nuove quote, facciamo dei lanci, dei corsi, delle formazioni che sono interessanti per chi è in quell'ambiente lì. Cioè, nessuna persona di talento vuole lavorare per un'azienda sfigata che non può succedere. Altra domanda? Il successivo, anzi, il successivo altre mano lo vediamo da tempo, grazie, fine fa domanda. Eccomi qua, sono un amico, mi serve tantissimo tempo, ciao. Grande, solo che questo momento è un investimento, quasi finito una tappa, avrei bisogno di un orientamento sul business che ha una potenzialità limitata, vai, possibile. Mauro, la domanda, se lui fa praticamente analisi, il tuo team fa analisi sul business, prima di iniziare a fare. Se può essere profittevole. Esattamente, prima di costruire il palazzo, che sì. È necessario. Se, sì, direi anche che è il caso. Se no, sì, lo facciamo. Ok, grazie. Ciao, sono Giulia, due domande. La prima è quanto tempo dedichi alle riunioni? Internamente. La seconda domanda è quanto è importante il tempismo di azione con i clienti, di risposta? Sì, ok. Allora, prima, quanto tempo dedico alle riunioni? Poco. Ne faccio pochissime, ne faccio solo con i manager, oppure solo con il CEO, ancora meglio, il CEO le fa con i manager, io parlo solo con una persona, ok? I meeting di solito sono una perdita di tempo, devono avere uno scopo. Ok, quindi alla fine di questo meeting, cioè, tramite questo meeting noi cerchiamo di ottenere cosa? Cioè, c'è la risposta, non lo facciamo, se no ci stiamo sentendo su Skype da amici, va bene? Però decidiamo, è come perdere tempo, va bene perdere tempo, ma dobbiamo decidere di farlo. Non è accettabile fare una cosa che dovrebbe essere produttiva, invece poi scopriamo che abbiamo perso tempo. Ok, quindi così. Altra cosa è che se la situazione va bene, fare meeting. Questa è un'altra cosa dei manager, meeting, facciamo meeting, ah no perché bisogna fare, no non bisogna fare meeting, ok non bisogna, no perché devi tenere, no, se sono già motivati che lavorano eccetera, va benissimo, quindi non mi preoccupo. Poi il tempismo è fondamentale, non riusciamo a soddisfarli tutti, ci sono clienti, ci sono varie tipologie, c'è quello per esempio che deve alzare la voce, sentire il venditore che la alza di più, ci capita, e allora capisce che tratta con gente con le palle, me ne viene in mente uno in questo momento, vabbè. Ci sono quelli che, a cui piace parlare più con una donna, parlare più con un uomo, ci sono clienti a cui una donna non vedrà mai niente, è la stessa cosa con un uomo, semplicemente la realtà dei fatti. E l'umore dei clienti è parecchio importante, avere dei venditori che sappiano leggere la personalità dei propri interlocutori, fare offerte e capire anche quando non farle, quando coccolarli. Mi è capitato l'altro giorno, ho fatto una consulenza dei miei studenti, di cui non faccio il nome, sono molto bravi, dei leader di mercato, di una nicchia, eccetera.
E, pensavo di avere un'ora con loro, mentre invece loro pensavano fossero due ore, però io dopo un'ora devo andarmene, era una conversazione remota o altre cose da fare, quindi ho detto ragazzi, un'ora io devo andare. Uno di loro mi risulta che si sia risentito dal fatto che io ho chiuso bruscamente in modo poco caloroso la conversazione. Io costo 3.500 euro all'ora, cioè non è che stiamo lì a scherzare, mi dice quello che ti serve, te lo do a fine, non sei, dobbiamo essere amici, in quella situazione quantomeno. Però, e poi il venditore gli ha parlato, ha detto guarda che link, un'ora, c'è un'agenda piena, quindi però, nonostante siano persone di successo eccetera, hanno comunque quella parte emozionale, quindi bisogna comprarla. Altre domande? Grazie. La strategia la decidi da solo, tipo la rana nera l'hai scelta tu o insieme al tuo team? Insieme al mio team, perché vi servono delle persone che pensino per voi o che co-pensino con voi, e altrimenti, questo succede nelle aziende online, dove la parola online viene trattata diversamente, nessuno riesce a delegarla, è molto difficile. E quindi poi in realtà l'imprenditore continua a pensare, e il problema è che a me serve gente che pensi anche per me. Ti faccio un esempio, la sales page, la lista, ok, quasi niente farina del mio sacco, è farina del mio sacco, il prezzo, e non è neanche così vero, il prezzo è farina del mio sacco, il concetto del prezzo minimo, l'upsell, il cross-sell, il fatto di non farle uscire da quell'offerta lì, non è farina del mio sacco. C'era una video sales letter, è una roba che abbiamo venduto, che è stata presentata in un certo modo, per chi non sa cos'è. La video sales letter, quindi un video che sbobina la sales letter a voce col video tagliato per chi non ha voglia di leggere la pagina di vendita ma vuole guardarsi il video, non è farina del mio sacco, è stata l'idea del mio team, bisogna poi farlo. Io ho narrato, il team mi ha detto Bip, ci serve che tu ci narri queste cose, e quindi è il team che mi dice cosa fare. Quindi Caloni in quel caso ha detto Big, devi metterti di fronte al microfono e leggermi sta spatafiata, e io ho detto mezz'ora di spatafiata, fa sì è necessario, ok, e poi mi fa riprenditi con la videocamera che fai qualsiasi due o tre cose, ok, e poi loro hanno fatto tutti i meeting per decidere, non pur niente di grafica perché non me ne intendo, cioè proprio, e quindi l'offerta è stata fatta dall'85% dal team, ma per forza. Cioè devono pensare per voi, se non avete persone che pensano per voi, perché il paradosso dell'online è che siete in vacanza, no? Questa laptop lifestyle, conosco, cioè la cosa di gente che fa 200.000 euro al mese, non è che sia falsa, li conosco, il problema è che tu li vedi nel resort a 5 stelle, nella suite a 3.000 euro col cellulare in mano, e tu gli dici scusa, no perché sto vendendo, ma cazzo ma non ce l'hai lo stronzo che possa farlo per te già adesso, no perché devo pensare più, ma non ce l'hai gente in gamba che possa mandarti avanti la baracca, non dico che se te ne vai per 6 mesi allora funziona tutto meglio, però quantomeno gente che pensi per forza. Allora, ciao. Senti, allora io permetto che non conosco la questione personale, quindi spero di tornare per questo. Però saperne che tu adesso hai fatto una bellissima fotografia di adesso, ma tornando alle tue origini, che io non conosco, quando è stato il momento in cui Magli ha cominciato da solo, insomma, e si è accorto che è il momento di osare più, di osare un termine a caso. Certo. Quindi qual è stato quel momento, come hai agito, a chi ti sei affidato e quali sono. Ascolta, se mi è permesso, gli faccio pervenire una copia della mia biografia. Sì, no, se mi dai il tuo indirizzo, siccome l'ho scritto, perché sarebbe troppo lungo, però un riassunto. Io ho permesso di non. Ok, sì, no, va benissimo. Vuol dire che non abbiamo speso abbastanza su Facebook per raggiungere anche te, quindi mi scuso, vedete che poi ci sono anche dei problemi. Ok, sempre sentito diverso dall'età di 2 anni, sono sempre guardato intorno, non capivo bene chi avesse aperto la gabbia delle scimmie e non mi sono mai trovato bene con gli altri, quindi ho sempre detto sono destinato a fare qualcosa che non è una cosa comune. Poi ho seguito una vita, diciamo, ho provato a seguire un percorso comune, sono andato all'università, quella roba lì, sono laureato all'estero in studi cinesi contemporanei e pensavo che dovevo trovare un lavoro. Non sono molto impiegabile, non so se si vede, ok? Cioè non prendere ordini non mi viene bene e a un certo punto
ho detto io ne ho abbastanza di guadagnare poco e essere schiavizzato, e non lavoravo neanche in un posto dove mi schiavizzavano, semplicemente guadagnavo poco e non c'erano molti sbocchi perché non c'erano, e ho detto ok, io devo guadagnare tanto e fare una cosa che mi permette di esprimermi e di, cioè, faccio le cose come voglio io senza nessun altro che mi dica quello che devo fare, che poi penso che sia un'esperienza comune, insomma tutti noi abbiamo detto lo faccio meglio io da solo senza nessuno che mi dice quello che devo fare. Da lì ho cominciato a studiare con ossesso, io sono, studio tutto il giorno, quindi da quando ho 10 anni che studio più o meno tutto il giorno, cose varie, mi piace molto, quindi studio marketing, soldi, business, finanza, divento molto ossessivo e il resto poi lo leggi, ti mando, fa piacere se posso, mi piace. L'ultima, posso? Sì. Come velocemente la tua giornata tipo? Ok, va bene, anche me. Sì. Mi sveglio dalle 12 e tra il pomeriggio, sveglio tardi, questo è un obiettivo. Mi sveglio tra le 12 e tra il pomeriggio, di solito l'una delle due, mi alzo, faccio colazione, la trovo pronta e mangio, poi vado al computer, controllo immediatamente tutti i miei saldi bancari perché sono un po' paranoico, ne ho un po' di conti, si sa, in varie giurisdizioni, controllo tutto. Ieri c'era un bug su Interactive Brokers, no, il broker che uso per la borsa, e avevo un $315 in meno. Tanto ho detto, che cazzo sta succedendo qui, poi era un bug. Però controllo tutti i miei saldi bancari e controllo le vendite che sono state fatte di notte, a volte arrivano. Dall'Italia è difficile, però me ne entro ancora dall'America così. E poi dipende da quello che devo fare, se devo fare produrre dei corsi, produco dei corsi, guardo WhatsApp, usiamo purtroppo ancora WhatsApp per lavoro dove ci sono i gruppi, così stiamo passando a Slack, guardo se il CEO ha qualcosa da dirmi, di solito non ce l'ha, e controllo cosa mi dice il mio assistente e poi dipende dalla giornata, non ho una giornata tipo e non ho una routine, quindi so che tutti vi dicono che dovete avere una routine, io non ce l'ho, ho un'estrema invidia per chi riesce a svegliarsi presto la mattina, riconosco che uno è più produttivo, io non lo sono, quindi qua vado a dormire tra le 4 e 5 del mattino, studio, quindi tutto il giorno, è 8-10 oggi, su YouTube, e quindi praticamente io sono con i piedi sul tavolo che faccio il cubo di Rubik e c'è YouTube che va, lei entra e dice cosa fa, gli dico non si vede, sto lavorando. Quindi, però, questa è sempre una giornata tipo. Sveglio tardi, poi faccio un po' di palestra, sollevo un po' di pesi, e dipende, proprio, non c'è, non ho una giornata tipo. Ormai il mio lavoro è come ho pensato. Sono l'ultima domanda, però. Per chi deve partire adesso, cioè iniziare? Cioè. 5 euro di luce. Allora, alcuni che sono già sì. Vai avanti, quindi dal tuo intervento cominciano a fare le ottimizzazioni, dei miglioramenti. C'è chi invece è proprio la parola di sera c'era con tanti, che deve proprio partire, no? Ecco, il 5% per chi proprio deve partire. Partire col marketing o partire con la propria impresa? No, che hanno già via la propria azienda. Però l'aspetto online, a parte il post su Facebook, adesso lì non ci sono. E devono studiare, non ce n'è molto. Ci sono un sacco di risorse gratuite anche. Cioè dovete mettervi in mano, studiare da qualcuno di esperto, ok? Non facciamo qui. E purtroppo non c'è una soluzione a questo, nel senso che se provate a delegare una cosa che non capite, ma anche di cui non capite proprio la strategia che ci sta dietro, poi il click va bene, ma è anche una filosofia, il marketing, una strategia, se ci sono cose da capire, andrete, ci saranno dei problemi. Spieghi magari il tuo microfono. No, io sono spiegato. Ah no, è il mio, come sempre, non è colpevole. Quindi studiare tantissimo. Capire cose importanti come il volume medio di transazione, molto più facile diventare ricchi vendendo cose che costano tanto, ed è una cosa
o meno banale di quello che uno pensa, cioè proprio una cosa da capire a livello inconscio. Capite come funziona la mente e come che ruolo ha la programmazione, quindi le informazioni sentite e ascoltate una volta non contano, dovete continuare a ripeterle perché diventino informazioni sulle quali voi potete agire automaticamente. Quindi passa dalla parte conscia alla parte inconscia, va bene? Quindi la prima volta non avete capito nulla, quindi il mio intervento è inutile di oggi, dovete poi logarvi sulla piattaforma, quello che avremo una registrazione, guardatela, continuate a guardarla per 10 volte, ok? Quando voi guardate la cosa 5 volte, anche un film, capite, vedete delle cose che prima non avevate capito, visto, ok? E quindi continuate a fare ripetizione. Ne ho dette 3, parlando un po'. Ne mancano due. Ne aspettiamo due. Infatti, siamo qui. E un'altra cosa che posso dirvi di continuare a formarvi, non solo per l'online marketing, ma in generale di frequentare posti come questo, perché il nostro tema è un po' no, la solitudine, si parla della solitudine dell'imprenditore a qualunque livello, sia che voi siate liberi professionisti e guadagnate magari poco, state partendo, sia che voi siate imprenditori affermati, avete 100 dipendenti, fate 20 milioni, in ogni caso a decidere siete voi, in ultima analisi, o a decidere chi decide per voi siete voi, quindi, e poi come dice sempre il qualcuno il vostro. Questo è importante e quindi la solitudine si fa sentire, bisogna fare gruppo, bisogna frequentare, siccome le possibilità di trovare altri imprenditori quando vai al bar così tanti sono esigue, cioè bisogna creare artificialmente degli eventi, perché se no è molto difficile, soprattutto quando cresce il livello, ritrovarsi magari in una stanza con dei milionari, perché cioè, si deve creare artificialmente l'occasione, quindi vi voglio spronare a continuare a formarvi, perché è molto 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 importante. La quinta, bene, la quinta l'ho detta, signori, 5, fantastico. No, e la quinta è trovate una persona a cui ispirarvi, okay. uno dei miei mentori comunque è Mirko e anche Alessio, quindi loro sono persone a cui ispirarsi, non lo dico per dire perché non devo baciare il sedere di nessuno, però effettivamente io chiedo molto spesso aiuto a Mirko e anche Alessio, me lo danno, volevo ringraziarli, quindi sicuramente sono delle persone a cui io ho dato. Thank you.